Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questa prima edizione, venerdì 8 ottobre. Tutti gli aggiornamenti sul fronte della cronaca, dell'attualità, della politica, come sempre. Tantissimi gli ospiti, tante anche le storie dal nord-est. Ma cominciamo dalla cronaca e cominciamo da una buona notizia, perché è stato ritrovato il bambino di 5 anni che era stato rapito martedì scorso all'esterno dell'asilo dal padre, ma ci racconta tutto la nostra redazione di Padova. È stato ritrovato e sta bene Davide, il bimbo di 5 anni sottratto dal padre alla madre lo scorso 5 ottobre in quartiere San Lazzaro a Padova. L'uomo e il figlio sono stati ritrovati ieri sera dalla polizia romena a bordo di un treno a Curtici, un importante snodo ferroviario dove transitano i treni internazionali che collegano Romania e Ungheria. Il piccolo è ora sotto la protezione del giudice minorile, mentre il padre è in attesa di eventuali provvedimenti della polizia romena. L'uomo, Bogdan Istache, che aveva un divieto di avvicinamento al piccolo e alla ex compagna, martedì scorso, insieme ad altre tre persone, ha seguito madre e figlio mentre andavano a scuola. Ha portato via il bambino e poi è fuggito su un furgone nero ritrovato l'altro giorno dai carabinieri a Limena. Insomma, un lieto fine per una vicenda che ha tenuto con il fiato in sospeso tanti padovani e non solo. Ma restiamo a Padova per parlare di tutt'altro, per parlare di infrastrutture, perché è in corso in questi minuti l'inaugurazione dei lavori per il ponte sul Brenta. Siamo a Curtarolo, si tratta di uno dei punti più critici della viabilità provinciale e regionale. Sul posto c'è anche il governatore Luca Zaia, che fra poco sentiremo, ma intanto ci aggiorniamo con la nostra Luisa Bertini. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno, siamo a Curtarolo alla posa della prima pietra per il ponte sul Brenta, che è stato un passo molto atteso sia dai residenti sia dalle imprese che gravitano sul territorio, perché andrà ad alleggerire anche il traffico dei camion. Ricordo che siamo sulla SP47 in corrispondenza dell'attraversamento con il Brenta al confine tra i due comuni di Piazzola e di Curtarolo. È un'opera su cui grava un investimento consistente di quasi 4 milioni di euro, che dovrebbe essere conclusa entro un anno. Il progetto è stato curato dalla provincia, che ha messo la differenza rispetto ai 3 milioni, circa 3 milioni messi dalla regione, e le risorse, diciamo, da Venezia sono state reperite grazie ai fondi Vaia. La regione, ha detto il consigliere regionale Luciano Sandonà, che ha qui il suo territorio di riferimento, quindi nell'alta padovana, che ha spinto anche per questa realizzazione, ha risposto alle urgenze messe in luce dalla categoria, quindi un'opera importante. L'intervento interesserà il ponte a destra andando verso Padova e a sinistra avremo un po' il doppio senso di marcia, con dei rallentamenti perché il problema di staticità con i camion ci sono. Diciamo, a posare la prima pietra oggi presente il presidente Zaia, Ugo Soragni, commissario per l'emergenza Vaia, Martina Rocchio, che è il sindaco di Curtarolo, Walter Milani, il sindaco di Piazzola. Tra l'altro, tra poco assisteremo anche all'interramento simbolico di un pozzetto con una pergamena sottoscritta dai relatori. Da Curtarolo è tutto. Grazie Luisa, ci sentiremo fra poco anche per sentire le parole del governatore Zaia. Questa in qualche modo la cronaca di queste ore. C'è poi l'attualità con le nuove mosse del Consiglio dei Ministri per quanto riguarda le riaperture. Come sapete, nella serata di ieri è arrivato il via libera da parte dell'esecutivo Draghi, all'unanimità al decreto che
allenta ulteriormente le strette anti-Covid, riportando al 100% in zona bianca le capienze degli spazi culturali, in primis cinema e teatri, sbianchettando tra le altre cose, usiamo questo termine, il rispetto della distanza interpersonale di un metro tra spettatori. Il decreto prevede anche la riapertura delle discoteche, prevedendo che la capienza non può comunque essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 50% al chiuso. Franceschini, il ministro Franceschini, che dice è stata accolta la nostra richiesta. Questo nel giorno, lo vedete dalle immagini, in cui il premier Draghi ha anche accolto Angela Merkel a Roma per l'ultimo bilaterale Italia-Germania dell'era Merkel. Sono state spese parole importanti sul fronte diplomatico internazionale da parte dei due leader. E quindi resta da capire che cosa ne sarà dell'Europa dopo l'era Merkel e quanto potrà fare il premier Draghi, che da tutti viene un po' definito e individuato come l'erede della Merkel e del suo pensiero. Ma staremo appunto a vedere, ne parleremo nella seconda parte di questa prima edizione con il nostro consueto dibattito politico. Ma questi giorni sono stati contrassegnati da un'emergenza nel cuore del territorio veneto. Ci colleghiamo subito, lo vedo in diretta, lo saluto e lo ringrazio, il sindaco di Abano Terme, Federico Barbierato. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco sindaco, mercoledì pomeriggio su Abano si è scatenato l'inferno, questo lo possiamo dire. Sì, è un evento che non si è mai verificato nella storia della nostra città, più di 100 millimetri di acqua in meno di un'ora, e capite che è una situazione veramente senza precedenti. Abbiamo lavorato tutta la notte, anche oggi abbiamo il COC aperto, abbiamo dato risposta a centinaia di richieste che provenivano soprattutto da chi aveva scantinati, piani interrati. E abbiamo salvato una persona che era intrappolata su un sottopasso e che non sapeva nuotare, era intrappolata in auto, e abbiamo avuto anche l'ausilio di molte squadre di protezione civile che arrivavano da tutti i distretti della provincia di Padova. Le operazioni grosse sono terminate, oggi pomeriggio e nei prossimi giorni andremo anche a fare operazioni di svuotamento di scantinati e pulizia delle abitazioni soprattutto. E credo che questo evento abbia veramente lasciato tutti inizialmente, come dire, molto molto sorpresi per l'intensità e la brevità del tempo in cui si è verificata questa alluvione. Oggi tutti i nostri negozi, io sono appena rientrato da un sopralluogo, gli hotel, gli negozi sono tutti aperti, c'è una grande voglia di ripartire nonostante le difficoltà. Abbiamo chiesto lo stato di crisi alla Regione Veneto, ho parlato con l'assessore regionale Giampaolo Bottacin, e quindi per dare la possibilità anche ai privati e alle imprese di recuperare i danni che hanno subito e che sono ancora in fase di quantificazione. Ecco, sarà una conta, anche a vedere le immagini, sarà una conta lunga, sindaco. Poi in questi casi forse il suggerimento, il messaggio da dare anche ai privati è quello di tenere nota di tutti i dati, di tutti i danni, quindi di fotografare, di documentare, è importante in questa fase. Sì, è molto importante, è una prova di tutto, insomma, rilievi fotografici, documenti fiscali. Noi poi abbiamo un registro degli interventi che abbiamo fatto nelle varie abitazioni, nelle case, nelle attività economiche, e alcuni si sono arrangiati anche da soli, però io credo che sia utile conservare tutto per poi andare, anche dopo che la regione avrà dichiarato, accettato la richiesta, andare anche a presentare le documentazioni che saranno necessarie. E scene di questo tipo, sindaco, non si vedevano da tantissimo tempo nella zona del distretto termale. I nostri esperti ci dicono che questo è un evento che non si è mai verificato ad Abano con questa intensità. Addirittura
c'è un tempo di ritorno, lo chiamano gli esperti, di 1000 anni, quindi capite che in mezz'ora, un'ora di tempo si è scatenata una forza di una forza della natura, diciamo, e l'acqua e la nostra rete ha potuto assorbire tutto quanto, per cui buona parte del territorio, non tutto, ma è andata in sofferenza, e soprattutto dove ci sono scantinati, parcheggi interrati, si sono creati una sorta di bacini di laminazione che hanno raccolto molta acqua. I vigili del fuoco, la protezione civile ci mettono parecchie ore per svuotare poi i scantinati, perché ci vogliono attrezzature importanti e molto tempo per svuotare tutto. Ecco, Sindaco, le chiedo di rimanere ancora qualche istante con noi, perché qui in studio c'è il neo sindaco di Rosolina, Michele Grossato. Buongiorno, buongiorno sindaco. Buongiorno. E tra l'altro Rosolina è stata colpita duramente, sempre nelle stesse ore, da una tromba d'aria. Abbiamo delle immagini che danno veramente la dimensione di quello che è successo anche a Rosolina. Sindaco. Sì, ci siamo trovati subito ad affrontare questa emergenza, primo giorno di insediamento. Una tromba d'aria ha colpito circa 6 case civili, di civile abitazione, e un supermercato. I danni, pur ingenti, però non hanno compromesso la staticità, le strutture delle case, perciò grazie all'intervento dei vigili del fuoco, che hanno praticamente messo in sicurezza immediatamente, le famiglie hanno dormito fuori casa solo una notte, e ieri abbiamo fatto i sopralluoghi con i tecnici del comune per verificare la staticità, mi ripeto, e se c'erano anche danni dal punto di vista strutturale. Questi non sono stati riscontrati, e perciò adesso c'è solo da ripristinare la parte, diciamo, di copertura di questi tetti, che le tegole soprattutto, che sono state portate via da questa coda di tromba d'aria, e la parte anche di travature su 2 abitazioni, soprattutto la tromba d'aria ha divorato 2 travature importanti di copertura, del manto di copertura, e un camino di una casa che è precipitato comunque su una pergola vicino, non ha causato danni proprio dal crollo di questa. Sembra quasi un bombardamento, queste immagini fanno impressione, Sindaco. Fanno veramente impressione, anche perché poi, oltre alla pioggia e al forte vento, abbiamo avuto una piccola fuga di gas e abbiamo avuto l'interruzione della corrente elettrica, perché alcuni rami hanno stracciato i cavi della tensione. Però in maniera molto veloce e celere, sia i 2 enti di gestione di gas e luce, coordinati dai vigili del fuoco e dalla protezione civile di Rosolina, che sono stati velocissimi e si sono subito adoperati, siamo subito riusciti a garantire anche la fornitura di corrente alle 22 circa, 22.30, tutto era ripristinato. Questo è successo in che zona di Rosolina? Siamo verso l'interno. Siamo verso l'interno, nella zona del via di Pobrondolo, che confina praticamente con il territorio del comune di Loreo. Okay. Quindi diciamo che non è arrivata dal mare. Non è arrivata dal mare, infatti anche la polizia locale ha effettuato dei sopralluoghi nel territorio, ma in questa circostanza il mare è stato salvato, diciamo, da queste situazioni. Invece la situazione di Rosolina è veramente, tra l'altro, nell'arco di 600-700 metri ci sono disseminati rifiuti, arredi, perché ovviamente la tromba d'aria risucchia e poi abbandona sui territori il materiale raccolto. Certo. Già questa mattina hanno iniziato a ripulire le aree per rendere tutto più agibile. E anche voi avete proclamato quindi lo stato di crisi per dare la possibilità ai privati di... Ieri pomeriggio i dirigenti del comune di Rosolina hanno già inoltrato la documentazione. Qualcuno di queste case hanno fortunatamente anche una polizza assicurativa, e in queste ore i periti stanno facendo la conta dei danni. 2 abitazioni purtroppo non
non sono coperte da polizza assicurativa e confidiamo su un'assistenza insomma regionale, comunale. Certo, e questo è un tema che sicuramente interessa lo stesso sindaco di Abano, Barbierato. Sindaco, torno da lei. La forza degli elementi si è abbattuta sul distretto termale. Le chiedo, sono fenomeni che possono essere previsti? Che cosa si può fare anche sul fronte della prevenzione idrogeologica del territorio? Ma questo tipo di fenomeno con questa intensità è la prima volta che si verifica, quindi era difficilmente prevedibile. Sicuramente noi abbiamo un territorio, un po' in tutta la nostra Italia e anche in Veneto, molto fragile, che necessita di opere importanti, strutturali, che non possono essere messe in capo ai comuni, naturalmente richiedono una valutazione da parte della regione, dei fondi del governo, del PNR, perché il nostro territorio è fragile e questi fenomeni, quei cambiamenti climatici, credo che purtroppo potrebbero ripetersi. E quindi è evidente che dobbiamo anche, oltre alla manutenzione ordinaria che noi facciamo, al piano delle acque che abbiamo, al piano di protezione civile, pensare a delle infrastrutture importanti, perché il consumo di suolo che si è verificato negli ultimi 30 anni, unitamente ai cambiamenti climatici, determinano poi anche queste situazioni. Qui però, sindaco, è indispensabile, immagino, che i comuni possano toccare palla sul recovery plan, quindi che possano avere una voce in capitolo. Io credo che questo sia fondamentale. So che la Regione Veneto sta preparando tutti gli interventi, ne abbiamo alcuni previsti anche qui nel nostro territorio, dei bacini di laminazione in particolare. Sicuramente il coinvolgimento dei comuni è essenziale affinché poi la Regione possa programmare e prevedere strutturalmente questi interventi, che poi dovrebbero avere anche un ritorno immediato con tutte le risorse del PNR, che sono molte delle quali sono indirizzate proprio per la sicurezza idrogeologica, e quindi non dobbiamo farci sfuggire questa occasione per tentare di difendere il nostro territorio. Sindaco, messaggio forte e chiaro, ma vorrei lasciarla con una notizia che poi è finita un po' in sordina, perché sono state quasi concomitanti, ovvero Abano, che ha conquistato il primato delle località termali italiane cercate su Google. Da qui si riparte sempre e comunque. C'è stata la pandemia che si è abbattuta come uno tsunami sul turismo, in particolare sul turismo del benessere, sul distretto termale. C'è stato anche questo evento di maltempo, però appunto si riparte da qui, si riparte dal patrimonio di una città termale unica nel suo genere. Possiamo vedere anche il post di Luca Zaia. Sì, grazie al governatore Luca Zaia, che ha voluto ricordare che questa città è la località termale italiana più cercata ed è la seconda dopo Venezia, e quindi è evidente che ha un brand, perché è una diciamo una località termale che ha un suo DNA molto particolare, un prodotto fangoterapico brevettato in Europa e che è inimitabile, e il tema della salute e il tema della prevenzione oltre che della cura è un tema che i turisti oggi apprezzano sempre di più, stante l'ultimo anno e mezzo che abbiamo vissuto di pandemia. Per cui il tema della salute noi lo interpretiamo da sempre come un tema che fa parte del nostro patrimonio genetico, e questa è la conferma che siamo la località termale più cercata in Italia, lo conferma, è un brand ormai riconosciuto anche all'estero. Noi stiamo facendo promozione in Italia, ma dovremo riprendere anche verso i mercati di lingua tedesca, francese, russa, perché sono mercati che ci conoscono e che vogliono ritornare ad Abano Terme. Sindaco, e da qui si riparte, non si può che ripartire proprio da questo, da un patrimonio, come dicevamo, unico nel suo genere. E sindaco Barbierato, grazie, davvero buon lavoro, la lascio ai suoi numerosissimi impegni, immagino. Grazie, arrivederci.
Vedo già collegata, tra l'altro, la saluto e la ringrazio, anche il sindaco di Musile di Piave, Silvia Susanna. Buongiorno, buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Ecco, stiamo in qualche modo parlando di sindaci oggi. Qui in studio c'è il nuovo sindaco di Rosolina, Michele Grossato, che ha già avuto modo di cimentarsi in un'emergenza con la tromba d'aria che ha colpito il suo comune. Lei è stata rieletta nel suo comune, è al secondo mandato. Che effetto fa? Sì, infatti da lunedì sono di nuovo sindaco di Musile. Sono sicuramente contenta perché ho ricevuto questo attestato di stima da parte dei miei cittadini, e con un risultato tra l'altro netto, e quindi insomma sono contenta perché vuol dire che i 5 anni che abbiamo vissuto insieme sono stati apprezzati appunto dai miei cittadini. Anche perché, tra l'altro, sindaco, adesso senza rimestare nel torbido, è stata una campagna elettorale particolarmente tesa a Musile. Lei stessa nelle scorse settimane aveva denunciato delle minacce che le erano arrivate anche via social. Sì, è stata una campagna elettorale complessa, con tanti elementi che umanamente sono difficili da accettare. Appunto questo discorso delle minacce che sono arrivate sia sotto forma, diciamo, ci sono stati due aspetti: le minacce ricevute personalmente attraverso questa lettera e anche un tentativo di diffamazione fatto attraverso delle lettere spedite a dei cittadini e alle attività produttive. Quindi un periodo pesante, soprattutto perché c'è stato anche chi a 4 ore dal silenzio elettorale, candidato sindaco, ha alluso al fatto che potessi essere io stessa ad essermi scritta queste lettere, ad avermele inviate autonomamente per creare vittimismo. Quindi, ripeto, sono delle accuse forti, sono delle cose che sicuramente non fanno star bene e che soprattutto non si giustificano dal mio punto di vista per una campagna elettorale. Cioè non si giustificano in nessun caso le minacce, intendiamoci, ma tantomeno per una campagna elettorale di un paese come Musile, che alla fine è un paese di neanche 12.000 abitanti, e insomma tutta questa animosità e questo modo di fare, dal mio punto di vista, non è assolutamente giustificabile. Diciamo là un po' amareggiata tutto questo. Moltissimo, moltissimo. Infatti è stato proprio questo l'aspetto umano, quello più difficile da affrontare di questa campagna elettorale. Ecco, chiedo anche a Grossato. Michele Grossato è nuovo sindaco, è al primo mandato, quindi sono i suoi primi giorni. Lei personalmente com'è l'ha vissuta invece la campagna elettorale? Tra l'altro anche a Rosolina è stata una campagna elettorale abbastanza complessa, c'erano 3 liste, adesso non entriamo nel particolare, ma lei com'è l'ha vissuta? Ci sono stati attacchi personali? Beh, c'è stato qualcosa? Li abbiamo avuti anche noi, non ai livelli della collega di Musile. Però umanamente anch'io sono rimasto un po' con l'amaro in bocca, anche perché ci siamo prefissati da subito di proporci ai cittadini con il nostro progetto di governo, non siamo mai scesi in colpi bassi come particolarmente ha fatto una lista. Praticamente noi avevamo anche 2 assessori uscenti che sono stati oggetto anche di screditamento e umanamente, ecco, da parte di certe persone, soprattutto che il paese è piccolo, si reputavano amiche, però in campagna elettorale è uscito un po' il peggio di queste persone. Diciamo che anche questo fa parte spesso del clima da campagna, esatto, elettorale. Poi vorrei una vostra opinione, poi entriamo nel vivo di altri temi di attualità, anche sulla scarsa affluenza alle urne che si è registrata in Veneto. Nei comuni più piccoli, in qualche modo, le percentuali sono state un po' più alte, però complessivamente il dato è allarmante. Come se lo spiega, sindaco Susanna? Allora, nelle precedenti elezioni comunali, quelle del 2012 e del 2016, l'affluenza si era assestata intorno al 62-63%. In questa occasione siamo arrivati al 57, se non sbaglio, a Musile 57 qualcosa per cento.
Sicuramente si registra una certa disaffezione alla politica, può essere benissimo che magari alcune persone abbiano ritenuto di non voler partecipare al voto, ma io credo che il dato più forte, cioè quello che più ha causato questa, diciamo, questa diminuzione della partecipazione, sia un po' anche il Covid e il periodo che ci ha caratterizzato gli ultimi 2 anni vissuti con questa pandemia. Dal mio punto di vista, magari le persone, anche in seguito ad una informazione non sempre precisa o non seguita come dovrebbe essere stata seguita, magari non sono andate alle urne convinte che servisse il Green Pass o che servissero altre cose. Quindi io credo che gran parte di questa mancata affluenza sia causata dal Covid, che poi comunque si riscontri anche una certa disaffezione soprattutto nei giovani, questo è indiscutibile. Vedo che il sindaco di Rosolina annuisce alla parola giovani. Sì, confermo, anche noi abbiamo registrato la mancanza dell'interessamento, proprio qualcuno non sapeva neanche che si andava a votare, dei ragazzi dai 18 ai 25 anni. Questo è un peccato perché entrambe le liste poi avevano anche dei candidati giovani che potevano tranquillamente, che potranno dar voce alle esigenze del mondo giovanile, però c'è veramente un distacco, un disinteresse dalla politica da parte delle persone più giovani. Quindi generazioni che in qualche modo vanno recuperate, immagino sia uno dei vostri obiettivi da qui ai prossimi 5 anni. Facciamo così, qualche istante di pubblicità, poi ci ritroviamo con il sindaco Grossato, il sindaco Susanna e altri ospiti, a fra poco. Di nuovo in diretta, sempre con i nostri ospiti, e la sindaca di Musile di Piave, Silvia Susanna, che è stata riconfermata. Qui in studio con me Michele Grossato, neo primo cittadino di Rosolina. E adesso vi porto nei temi dell'attualità, perché ieri c'è stato un consiglio dei ministri particolarmente atteso, si va verso una nuova fase di riapertura. Ma sentiamo il ministro bellunese per i rapporti con il Parlamento, D'Incà. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto un allentamento delle maglie per quanto riguarda i teatri, i musei, tutta la parte del cinema, e per quanto riguarda gli eventi al chiuso che riguardano lo sport e che riguardano le discoteche. Siamo convinti che questo sia il momento di poter allentare le maglie per aumentare la possibilità di partecipazione soprattutto a queste attività economiche che hanno avuto dei gravi danni durante appunto il periodo delle chiusure e del lockdown. Grazie. Di andare oltre il 35%, sì. E 100% per teatri? Noi siamo convinti che quello sia valutabile in maniera corretta, andare verso il 100% per quanto riguarda cinema, teatri e musei. Ecco, così il ministro D'Incà a margine del Consiglio dei Ministri, che di fatto è andato anche oltre il parere del CTS che era stato espresso a inizio settimana, quindi allentamento ulteriore, si riporta al 100% la capienza degli spazi culturali, in primis cinema e teatri. Per le discoteche si passa dal 35% suggerito dal CTS, che era stato duramente attaccato dai gestori, al 50%. Chiedo al sindaco Grossato, basta tutto questo? Si deve fare di più? Si poteva fare di più? O per il momento è meglio procedere con cautela? Beh, sicuramente è già qualcosa, soprattutto per il comparto del mondo dello spettacolo, che sono 2 anni praticamente che non hanno reddito, dare la possibilità di aprire i teatri, di riprendere con le rassegne culturali che solitamente nei periodi invernali animano la vita sociale dei nostri paesi, penso sia già una cosa molto importante. Per quanto riguarda, è importante anche dal punto di vista sociale, perché ho visto anche in queste occasioni di campagna elettorale la gente proprio ha voglia di incontrarsi, di uscire, ha voglia di stare insieme, e perciò 2 anni ci hanno veramente messo in ginocchio da questo punto di vista. Per quanto riguarda le discoteche, so benissimo i costi di gestione di una discoteca, di personale,
Credo che si potrebbe alzare un pochino di più l'asticella, in quanto una discoteca anche al 50% piena, con le omologazioni che solitamente i vigili del fuoco danno, fa economicamente fatica a reggere un'apertura serale. Però è già qualcosa, da una chiusura non netta, permettere magari con delle forme magari anche di disco e food, che così magari permettono di accogliere i giovani con i numeri più bassi, è un segnale importante che diamo anche al mondo del divertimento del sabato sera. Sindaco Susanna, è la strada giusta quella imboccata ieri sera dal Consiglio dei Ministri, o si poteva fare di più? Fare di più, quantomeno condivido il pensiero del sindaco Grossato sul divertimento, sul mondo del divertimento, per due motivi essenzialmente. Il primo è la grave crisi che ha caratterizzato questo settore e soprattutto il fatto che i giovani hanno bisogno di luoghi di ritrovo. L'abbiamo visto anche quest'estate qui a Jesolo, appunto in questa nostra località balneare molto importante, dove i giovani si riversavano in spiaggia e avevano dei comportamenti, diciamo, non adeguati ad una vita sociale regolare, cioè con episodi di vandalismo, con episodi, perché purtroppo questo bisogno di socialità esiste e bisogna in qualche maniera fare in modo che venga soddisfatto. Nelle discoteche comunque, attraverso il controllo dei green pass, attraverso il controllo dei distanziamenti, attraverso tutti quei protocolli che sono sempre stati rispettati, si è in grado di soddisfare questo bisogno in sicurezza. Quindi dal mio punto di vista, sotto questo aspetto, si poteva senz'altro fare di più, anche perché insomma adesso l'immunità di gregge, parlo quantomeno in Veneto, è oltre l'80%, cioè la vaccinazione è arrivata a più dell'80%, quindi direi che è arrivato il momento di sciogliere un po' tutte queste difficoltà. Anche perché qual è il ragionamento che tanti fanno? Con la chiusura delle discoteche, dei locali da ballo, comunque in qualche modo l'impossibilità di ballare, di danzare, di festeggiare, i giovani comunque si ritrovano altrove, e la cronaca ci racconta, soprattutto in queste settimane, di un'escalation anche di atti di violenza, di movida selvaggia. L'estate stessa in Veneto orientale, sulle spiagge, soprattutto a Jesolo, si era aperta con questo genere di episodi. È così, Susanna? Assolutamente sì. Dal mio punto di vista, il Covid, tra i grandi problemi che ci ha lasciato, è proprio l'aspetto psicologico delle persone. Io vedo anche qui a Musile, ma credo che insomma sia un po' diffuso ovunque, un atteggiamento più aggressivo, un atteggiamento più, come posso dire, meno tollerante tra le persone. Perché dal mio punto di vista sono mancati tutti quegli elementi di socialità, quei momenti di socialità che invece ci impongono di tenere un comportamento adeguato al vivere nella società. Allora, prego. Sì, sindaco, concluda pure. Sì, quindi assolutamente i giovani continuano a ritrovarsi, ma l'aspetto più importante è che non si ritrovano in condizioni di sicurezza, perché è chiaro che quando si trovano in luoghi privati o comunque in situazioni dove non vengono attuate le norme di sicurezza, la difficoltà è maggiore. Quindi dal mio punto di vista assolutamente una riapertura totale dei locali da ballo. E tra l'altro penso ne sappia qualcosa il sindaco di Rosolina, perché appunto qual è stata la situazione quest'estate nelle vostre spiagge? Avete notato un atteggiamento diverso da parte dei più giovani? Anche perché i giovani, non avendo la possibilità di recarsi sui stabilimenti balneari che con l'aperitivo, con il dopo cena, potevano essere luoghi di ritrovo e di movida controllata con steward, green pass e tutto ciò che ne prevede, i ragazzi si sono organizzati nelle spiagge libere, al buio, con dei gruppi elettrogeni, con un uso anche smisurato di alcolici, anche se con dei divieti fatti ad hoc, però i ragazzi magari se lo procurano da casa e arrivano con le loro bottiglie in spiaggia. E abbiamo avuto anche noi alcuni casi di situazioni abbastanza anomale, soprattutto su ragazzi minori.
e certo. Perciò anche le forze dell'ordine, soprattutto nel mezzo di agosto, hanno riscontrato queste difficoltà. Perciò auspico che per la prossima estate questi eventi, che ormai sono noti anche sui tavoli della questura, dei tavoli di sicurezza, riescano a essere governati nel migliore dei modi, perché non possiamo affrontare un'altra stagione con tutta l'incuria che poi ci ritrovavamo la domenica mattina dalle spiagge libere limitrofe. Ecco, mi piacerebbe avere l'opinione in merito, perché vedo che si è collegato dal sindaco di Riese Pio X, Matteo Guidolin. Buongiorno sindaco. Buongiorno Cristiano e buongiorno anche agli ospiti e ai telespettatori. Buongiorno, ecco, volevo una sua opinione in merito, perché lei tra l'altro è uno dei componenti di un'importante formazione anche di spettacolo in Veneto, i Los Masadores, quindi lei conosce bene anche quel mondo. Due le domande: ha visto dobbiamo preoccuparci di fronte a questa escalation di atti da parte dei giovani, e in secondo luogo, questa nuova fase di riaperture avviata ieri sera dal governo può bastare? Allora, sicuramente sentivo anche l'intervento del sindaco Susanna prima. L'aspetto psicologico è uno dei grandi problemi che stiamo portando dietro e ci porteremo dietro in futuro, un po' per tutte le fasce d'età, ma in particolare per la fascia dei giovani. Fenomeni di appunto aggressività o di isolamento rispetto al contesto sociale stanno diventando veramente un problema che il Covid magari non ha creato, ma sta acuendo, e quindi va preso in considerazione fin da subito. I fatti di Treviso, anche di qualche settimana fa, ne sono una dimostrazione, per cui sicuramente non è un fenomeno passeggero, ma andrà affrontato su più livelli per poterlo contrastare nel tempo. Per quanto riguarda le riaperture, io non ho ancora letto nel dettaglio nuovi provvedimenti. Sicuramente tutto quello che può andare incontro a quelle attività legate soprattutto al mondo dello spettacolo, del divertimento, sono ossigeno. Non sono sicuro che possano bastare, però io, nella mia piccola esperienza, chiamiamola artistica, ho visto che noi abbiamo fatto circa una decina di concerti quest'anno rispetto ai 35-40 che facevamo in un anno, escluso ovviamente il 2020, e chi l'ha fatto in maniera quasi eroica, se posso dirlo, rischiando, prendendosi in carico rischiando da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista procedurale, perché già il settore veniva da grosse difficoltà legate alle misure di safety security negli ultimi anni. A queste si sono aggiunte le misure di tipo sanitario, che non contesto nello specifico, però ovviamente si parla di problematiche che vanno affrontate, e quindi non sono sicuro che possa bastare questo per, certo, far ripartire un settore. Il tema è molto più complesso. Intanto, sindaco, abbiamo visto delle immagini molto significative, ringrazio la regia, che riguardano una iniziativa particolare che state portando avanti. Immagino anche con il coinvolgimento dei giovani, dei residenti e di quant'altro. È un progetto al quale lei tiene molto e che questa sera sarà presentato alla popolazione, de Wallà. Si chiama così, no? Arte e urbanistica insieme, ce lo spieghi un attimo. Sì, è un gioco di parole tra le parole The Wall, appunto, il muro, e Vallà, che è una delle frazioni del comune di Riese Pio X, e non solo coinvolge, ma nasce dai cittadini del paese e in collaborazione col comune, da un'associazione, un collettivo che si chiama Bocca Aperta, appunto. Bocca aperta nel senso dalla meraviglia che si ha di fronte a certe opere, nasce dalla voglia di
riqualificare, rigenerare degli spazi del paese, partendo prima dalla frazione di Vallama, sarà valido per tutto il comune, attraverso la street art, che forse è attualmente la forma più potente di arte, più comunicativa in questo momento storico. Per farlo è stato creato un progetto, appunto, in collaborazione col comune, che prevede il coinvolgimento di artisti di fama nazionale ed internazionale. Siamo in fase di produzione della quinta opera, però non solo, diciamo che il progetto non ha solo una mera volontà estetica, ma è proprio una, infatti il titolo del convegno di questa sera è può essere l'arte uno strumento di rinascita economica di un territorio, e l'idea è proprio quella di coinvolgere il tessuto sociale ed economico di Riese in primis. Nel pomeriggio avremo una tavola rotonda con ospiti il professor Vinaccia e alcuni studenti del RAFFOL Milano, che è un istituto, un'università privata di Milano, che ha sposato questo progetto e lo ha preso come caso studio per il corso corso di laurea di design del proprio anno. Quindi è stato declinato questo progetto da Walla attraverso i prodotti e le aziende del territorio. Oggi che è stato esposto alla Milano Design Week, verrà presentato ad alcuni imprenditori del territorio questa sera a tutti i quindi cittadini. Possiamo parlare di arte a chilometro zero per certi versi su Riese. Sì, diciamo gli artisti coinvolti finora non sono riesini, però il concetto è quello che tutta la cittadinanza deve essere in qualche modo coinvolta nell'organizzazione, nella messa a disposizione degli spazi, nel indicare i propri gusti e gli spazi da riqualificare. Insomma, vuole essere qualcosa di interattivo, poi andando a coinvolgere ovviamente le scuole, in particolar modo poi i giovani, però è un progetto che ha avuto un riscontro, devo essere onesto, molto superiore a quello che alle aspettative. Ci credevamo, perché ci piaceva molto, ma non ci aspettavamo una risposta così sincera, anche da fasce di età che magari sono ancora legate a un concetto di street art più da graffittare o da protesta. Sì, perché poi diventa difficile anche coniugare queste nuove forme d'arte con pregiudizi che ancora ci sono. Grossato, per esempio, in un comune turistico come il suo, Rosolina ha oltre 1 milione di presenze, se non sbaglio, all'anno. L'arte o comunque la creatività può avere una sua dimensione, può attrarre turisti e allo stesso tempo riqualificare la zona. Lei che cosa ha in mente? Ah, sicuramente ognuno si gioca le proprie carte. Rosolina ha un asso che è dal punto di vista paesaggistico, e in questi giorni si sta concretizzando il museo diffuso della strada delle valli, che prevede praticamente delle installazioni lungo questa strada che da Rosolina Mare costeggia proprio le valli di Rosolina fino ad arrivare al Po di Levante, con dei punti dove far fotografie, delle torrette di avvistamento, delle particolari opere fatte anche con il corten, che è questo metallo rugginito che comunque ben si sposa con l'ambiente, e sicuramente credo che sia anche una soluzione per destagionalizzare. Noi puntiamo molto che Rosolina Mare non offra solo l'ombrellone da giugno a settembre, c'è già un altro percorso ciclabile con dei punti di sosta, di avvistamento, e perciò in creare anche questi circuiti facendo sposare ambiente e arte. Ovviamente il nostro è una terra giovane, la terra più giovane d'Italia, non è che abbiamo delle risorse, non c'erano mecenati che hanno lasciato sul territorio
cose di pregio, ma facendo giocate sul paesaggio possiamo tranquillamente puntare anche verso questo. Il paesaggio del Delta, comunque lo vediamo anche da queste bellissime immagini. Ringrazio Alessandro Granziere e Simone Merlo. Insomma, è un paesaggio unico da un certo punto di vista. Ogni spiaggia del Veneto ha una sua specificità, ricordiamo sempre. Rosolina ha questo, l'elemento se vogliamo naturale. Sindaco Susanna, parlando di arte, riqualificazione e giovani, lei cosa ha in mente per il suo nuovo mandato? Tra l'altro mi piace sottolineare come a Musile per i giovani si stia facendo tanto sul fronte della sicurezza stradale, ne abbiamo parlato più volte anche con lei, ma più in generale cosa state facendo e cosa ha intenzione di fare? Allora, innanzitutto vorremmo dare ai giovani una nuova sede dove potersi incontrare e dove poter fare dei corsi che possano coinvolgerli. Poi la nostra attenzione sarà quella di cercare appunto il coinvolgimento dei giovani. L'abbiamo detto prima, i giovani sono un pochino assenti sia dalla vita politica sia anche dalla vita sociale. Quando facciamo le manifestazioni in piazza non ci sono tanti giovani che partecipano, quindi il nostro intento sarà proprio quello di creare anche delle manifestazioni durante l'anno che possano interessare i giovani, che possano creare questi momenti aggregativi che sono molto importanti anche per condividere. Cioè, i nostri giovani normalmente durante l'estate sono quasi tutti che si spostano verso le località balneari dove c'è il divertimento e come diceva lei c'è anche un problema di sicurezza, quindi il nostro intento sarà quello di cercare di tenere i giovani a Musile e soprattutto di divulgare anche attraverso l'associazione ALBA con la quale abbiamo sempre collaborato delle buone pratiche per fare in modo che la guida sia consapevole, sia sicura e che si evitino soprattutto l'utilizzo di droghe o alcol che insomma sappiamo purtroppo essere molto diffuse tra i giovani e possono portare a situazioni molto tragiche. Quindi questo sarà il nostro intento, un coinvolgimento maggiore, spiegare la sicurezza sulle strade e regalare dei momenti di aggregazione che siano interessanti e condivisi proprio con loro. Ecco, mi piace Sindaco che lei abbia ricordato l'associazione ALBA, so che ci sta ascoltando la signora Romina Ceccato che è appunto la presidente di associazione ALBA che da tempo porta avanti la sua battaglia sulla sicurezza stradale, è la mamma di Riccardo Laugeni, uno dei quattro ragazzi morti nel luglio del 2019 in quel tragico incidente stradale che ha sconvolto il Veneto orientale. Quindi diciamo che è importante coniugare tutti gli aspetti quando parliamo di giovani sostanzialmente, o no Sindaco? Assolutamente sì, e infatti il progetto che questa associazione si è posto è proprio quello di essere presente tra i giovani e sia quindi da un punto di vista per la divulgazione buone pratiche, andando anche nei luoghi di divertimento, ha fatto alcune manifestazioni nei centri sportivi, negli stadi, nelle piazze, ma anche attraverso un controllo del territorio sullo stato delle strade, che è quello che normalmente tutti i cittadini fanno in collaborazione con l'amministrazione comunale. Io credo che tutti i sindaci presenti possano senz'altro dire che ricevono segnalazioni continue rispetto alla buca, rispetto al guardrail che si è rotto, al cartello che è sceso, insomma a tutte queste situazioni di difficoltà. La signora Ceccato lo fa in modo più diciamo organizzato, ma ha esattamente la stessa funzione. Per noi è importante perché insomma prendendo Musile sono 45 km quadrati di territorio ed è impensabile che il sindaco piuttosto che l'assessore alla viabilità o anche la polizia locale possa essere presente ovunque, quindi avere un aiuto in questo senso che sia un aiuto collaborativo e costruttivo è molto importante. Allora, mi dicono che è pronto il contributo in presa diretta della nostra Luisa Bertini con il governatore Luca Zaia da Curtarolo.
Presidente, era una delle situazioni più critiche sul fronte della viabilità, siete intervenuti con decisione, adesso i tempi lei li ha dati anche in maniera abbastanza precisa, un anno se possibile anche meno. No, dobbiamo far meno, nel senso che c'è stato un impegno da Veneto Strade, e Veneto Strade è una realtà seria, a settembre del prossimo anno bisogna venire qui a inaugurarlo, salvo imprevisti di forza maggiore, sono 4 milioni di investimento, è una bella opera e soprattutto un intervento che doveva essere fatto nel rispetto del territorio, dei cittadini e delle tante imprese che hanno spesso sollecitato. Presidente, lei prima metteva in rilievo, siamo in periodo Covid, l'importanza del tampone fai da te, ci spiega? Beh sì, guardi, io le do solo un dato del Veneto, la popolazione non vaccinata in età lavorativa corrisponde a 590.000 soggetti, quindi veneti e venete che non si sono vaccinati, che potrebbero in via teorica essere in età lavorativa, quindi essere dei lavoratori. Se noi dovessimo pensare ogni 48 ore di fare tutti questi tamponi è impossibile, noi abbiamo una capacità di 50.000 tamponi al giorno, le farmacie riescono a farne 16.000 al giorno, quindi si capisce chiaramente che non riusciamo a garantire a tutti di poter avere il tampone. Detto ciò, io penso che sia ormai giunta l'ora di riconoscere con un decreto a livello nazionale la possibilità di utilizzo del tampone fai da te, che sono tamponi certificati, autorizzati a livello internazionale, nazionale e anche dal Ministero della Salute, affinché ogni impresa poi farà il suo screening e se troverà un positivo sarà interesse dell'impresa segnalare e attivare tutte le misure. Cambiando argomento, Padova è stata un po' flagellata in alcuni comuni dalla pioggia, hanno chiesto lo stato d'emergenza. Ma sì, guardi, noi abbiamo visto e ci siamo attivati, consideri, anzi ci stiamo attivando, non ci siamo attivati, nel senso che abbiamo raccolto già le prime indicazioni. La verità è che qua si dichiara uno stato di emergenza tutti i giorni, perché ogni volta che piove abbiamo danni ingenti da parte di queste precipitazioni che sono ormai avulse dalla storia di questi territori. Abbiamo le bombe d'acqua, abbiamo allagamenti, alluvioni e smottamenti, dissesto idrogeologico soprattutto nella parte montana. Quindi ancora una volta siamo stati toccati da vicino. Adesso c'è questa perturbazione che sta passando, speriamo non ci segni ulteriormente. Presidente, le amministrative anche qui a Padova, nel Padovano, hanno insomma segnato un successo del centrodestra, Trazione Leghista, che ha conquistato molti comuni anche della cintura urbana. Gli occhi di tutti sono puntati sul voto a Padova l'anno prossimo. La Lega o qualcuno del suo partito ha messo in campo un candidato civico quale Francesco Peghin, un imprenditore che credo lei conosca. Lei in questa partita... No, guardate, io non ho, cioè, ho letto anch'io di Peghin, di questa proposta, non ho ben capito come sia stata definita, ma non è una cosa della quale mi occupo, giustamente a Padova se ne occuperanno i padovani, cioè, trovo logico che un autonomista impenitente come me lasci l'autonomia a tutti, non sarebbe neanche corretto che il Presidente della Regione andasse in giro per i comuni a decidere i candidati, i padovani sapranno esprimere la miglior candidatura come partito e penso che abbiano tutti i requisiti per farlo. Visto che a livello nazionale i candidati civici non sono andati molto bene, mi chiedevo se magari non sia il momento di un candidato. Ma guardate, questa secondo me è una leggenda metropolitana, quella dei candidati civici. A Milano abbiamo perso contro chi? Contro un uomo di partito. A me risulta che Sala si sia presentato come candidato civico. La verità è che se tu hai la star, hai Varen, vinci tutte le corse. Se non ce l'hai, che sia civico o politico, fai sempre brutta figura. Presidente, in chiusura una battuta sul bimbo, insomma, che era stato rapito e è stato ritrovato. È stato ritrovato? Sì, nelle scorse ore, credo una vicenda che anche lei ha seguito un po' col fiato sospeso. Ma guardate, c'è una vicenda e un'angoscia paurosa. Mi sono messo nei panni di quella mamma che si è vista strappare il bimbo. Fra l'altro in un territorio come il nostro, dove questi fatti non accadono. Io spero che si faccia giustizia, il bimbo è tornato come si è saputo, come ho saputo, tra le braccia della mamma, e penso che fra l'altro la mamma ne ha un diritto da un punto di vista materno, umano, ma anche da un punto di vista giuridico, da quel che ho capito, perché comunque il bimbo è stato affidato a lei, però sono fatti che assolutamente hanno lasciato sgomento nella popolazione, questo è poco ma sicuro.
Ecco, così Luca Zaia in presa diretta, Luca Zaia che si trova a Curtarolo, questa mattina il via ai lavori per il ponte sul Brenta, un'opera molto, molto attesa. Zaia che ha passato in rassegna varie questioni, tamponi salivari, la necessità di nuove infrastrutture e da ultimo anche questo riferimento alla vicenda del piccolo David che è stato ritrovato su un treno tra l'Ungheria e la Romania con il padre. È di questi secondi la dichiarazione della mamma del bambino, lo possiamo vedere dal gazzettino.it: per il bene di mio figlio perdono suo padre. Di certo un fatto davvero inquietante nelle modalità, questo rapimento avvenuto con un vero e proprio commando, ma per fortuna c'è stato questo ritrovamento nella tarda serata di ieri. Ritorno ai miei ospiti, ritorno ai sindaci. Tra l'altro Zaia che parla di candidati, di Varenne e quant'altro, lei è stato appoggiato, supportato da Zaia, lei è civico ma allo stesso tempo sostenuto da una lista di centrodestra. Esatto, quindi si possono coniugare civismo e politica? Sicuramente, perché oltre ad avere i tre partiti di centrodestra sono sostenuto anche da Rosolina Moderna, che è una lista civica che ha varie espressioni dal punto di vista politico, e credo che il ruolo anche del cittadino che ha voglia di magari non mettersi nelle prime file, però tramite delle consulte o essere un braccio operativo di assistenza nei paesi piccoli come i nostri, è sempre una cosa lodevole. E, ecco, da questo punto di vista, ad esempio, ho trovato molta disponibilità da parte di alcuni giovani che, pur non appartenendo a nessun partito, dopo la mia elezione hanno manifestato la volontà di potersi aiutare in vari ambiti, dal punto di vista sociale, sportivo, e questo noi cogliamo la palla al balzo, insomma, per accettare questi inviti. Anche il sindaco Susanna era sostenuto da Luca Zaia, abbiamo anche un'immagine. Le chiedo, sindaco, quanto incide il fattore Zaia in Veneto in questo momento, al di là dei vari discorsi politici, partitici che possono essere fatti? Zaia sicuramente incide moltissimo, perché è un governatore che ha fatto bene in Veneto, fa bene in Veneto ed è molto apprezzato dai cittadini, e tra l'altro parlo ovviamente per Musile, sia dai cittadini della nostra compagine politica ma anche da parte di appartenenti ad altri partiti, quindi è una persona che è in grado di concentrare su di sé gli apprezzamenti veramente più eterogenei possibili, quindi fa la differenza, perché insomma essere un candidato appoggiato da Zaia vuol dire in qualche maniera un candidato che lui riconosce come un candidato valido. Vi faccio un'ultimissima domanda di attualità a tutti e tre, e parto da Guidolin, sindaco di Riese Piodecimo. Fra una settimana entrerà in vigore l'obbligo di Green Pass esteso, quindi esteso anche ai dipendenti pubblici, ai dipendenti dei comuni, e in alcune situazioni, in alcuni enti c'è la preoccupazione che questo possa portare dei contraccolpi dal punto di vista organizzativo. Sindaco Guidolin, com'è la situazione, come sarà la situazione nel suo municipio Ariese? Allora, noi abbiamo circa un 85-90% di persone che sono vaccinate, e alcune persone che invece hanno scelto di non farlo. Per queste persone stiamo valutando la modalità proseguimento del lavoro in maniera tale che anche l'ente non ne risenta, perché siamo già in un periodo storico di grande difficoltà da un punto di vista del personale. Il mio comune, ma credo che la gran parte dei comuni, quantomeno del Veneto, non si possa permettere ulteriori defezioni in questo momento, ovviamente nel rispetto di quella che è la normativa attuale,
ovviamente non si può fare altrimenti, però speriamo di trovare la soluzione che sia la meno impattante possibile da questo punto di vista. Sicuramente qualche disagio ci sarà. Quindi il passaggio non sarà indolore. Sindaco Susanna, qual è la sua invece percezione? Ci saranno contraccolpi? Le faccio la domanda diretta, municipio a Musile. Ma io non credo che ci saranno contraccolpi, perché l'organizzazione che abbiamo a Musile è un'organizzazione eccezionale, e di questo devo dar conto soprattutto alla mia dirigente amministrativa. Sicuramente ci saranno delle persone non vaccinate, quindi ci sarà il problema dei tamponi e forse di qualche assenza. Quello che in questo momento mi spaventa di più sono gli scioperi che abbiamo visto anche nelle scuole, e che non so se verranno proposti anche negli uffici pubblici. Io confido comunque nel senso di responsabilità che hanno i miei dipendenti, che veramente sono delle persone dedite al lavoro, e al di là di quello che si legge spesso nei commenti della gente, si sente nei commenti della gente, non di Musile chiaramente, sembra che l'impiegato pubblico sia un impiegato che non ha tanta voglia di fare. Invece io a Musile, in municipio, ho sempre riscontrato un atteggiamento diametralmente opposto, un senso di responsabilità grande, una grande collaborazione che sono convinta ci sarà anche in questa occasione. Quindi dice anche i più irriducibili potrebbero nei prossimi giorni. Tra l'altro Il problema è che sicuramente ci sono tante persone che non vogliono fare il vaccino. Adesso non so dirle il numero dei dipendenti comunali, ma sicuramente ce ne sarà anche qualcuno, i cosiddetti tra virgolette novax, che magari certo. Sono dei novax per paura. Io riscontro più che altro un atteggiamento di paura nei confronti del vaccino nelle persone che decidono di non fare il vaccino, ma confido anche che insomma in qualche modo si troveranno degli strumenti organizzativi per far fronte ad eventuali situazioni di questo tipo. Ecco, Sindaco Grossato a Rosolina invece, lei ha fatto già una ricognizione? La stiamo facendo proprio in queste ore, noi partiamo già con due difficoltà. La prima è che abbiamo una pianta organica ridotta ai minimi termini e perciò dovremo assumere delle persone. Una popolazione molto anziana, di conseguenza ci sono certi settori che mettere il dipendente che non ha intenzione che non ha fatto il vaccino in smart working, abbiamo necessità che certi settori ci siano proprio fisicamente la persona ad ascoltare certo. L'utente. Perciò dobbiamo fare opportune valutazioni, anche perché comuni fisarmonica tipo il nostro, che si trova con dei picchi di 50.000 abitanti nel periodo estivo e 6.000 abitanti adesso, ha una mole di lavoro molto intensa, e sicuramente la non presenza negli uffici comunali di persone non dotate di Green Pass, non vaccinate, potrebbe creare alcuni impedimenti anche proprio dal punto di vista lavorativo. Vediamo di risolvere anche noi in questi giorni nel miglior dei modi, adottando delle misure che permettano più possibile la presenza fisica del personale in comune. Diciamo che tutti e tre utilizzate la parola magica e forse più inflazionata di questo periodo, che è per l'appunto responsabilità. Esatto. Di certo ci sono dei settori, dei comparti particolarmente attenzionati, come quello del trasporto pubblico locale e della scuola, come diceva anche il sindaco Susanna. Io vi ringrazio davvero per questo confronto, grazie Matteo Guidolin. Ricordiamo quindi l'appuntamento di questa sera e di queste ore sostanzialmente con questa importante iniziativa, sindaco. Sì, saremo a Casariese questa sera. Per chi volesse seguire comunque il progetto nei prossimi giorni, c'è il sito che è thewalla.it oppure la nostra pagina Facebook, che è sempre The Walla. E questa sera dalle 20.45 credo sia un momento comunque interessante di confronto non solo per il paese di Vallaglia e di Riese, ma in generale sul tema della riqualificazione e rigenerazione degli spazi urbani. Assolutamente, arte e urbanistica, dicevamo, si parte e si riparte anche da qui per valorizzare i territori. Grazie Guidolin, grazie al sindaco Silvia Susanna, abbiamo toccato i temi di maggiore attualità, buon lavoro e buon secondo mandato a questo punto, sindaco.
Grazie mille per questa partecipazione, e cercherò di fare del mio meglio anche in questo secondo mandato, insomma spero che avremo occasione di rivederci ancora, grazie. Assolutamente, sindaco, anche perché il suo è un comune strategico nel Veneto orientale. Ringrazio anche il sindaco di Rosolina, Michele Grossato, e ovviamente in bocca al lupo per il suo primo mandato. Ovviamente ci teniamo aggiornati anche con lei. Io ringrazio voi per questa ospitata. Allora, adesso per noi c'è il meteo, ci sono le previsioni del tempo, poi il dibattito politico, perché ci sono dei ballottaggi in ballo, e scusate il gioco di parole, a fra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Perturbazione in azione al sud, sul nostro territorio invece sarà più asciutto e stabile. Vediamo in dettaglio di venerdì 8 ottobre. Sul Veneto tempo tutto sommato buono, al mattino avremo qualche addensamento ma in genere senza piogge degne di nota. Sarà più soleggiato invece con il passare delle ore. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 6 e 13 gradi, massime comprese invece tra i 19 e i 21 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui poche novità, molte nubi ovunque, in mattinata a seguire tanto sole. Temperature minime tra 9 e 13 gradi, massime sui 17-21 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con un'alternanza di nuvole, ma non sono previste precipitazioni. Temperature minime intorno ai 7-8 gradi, massime sui 21-22 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Chi girava con auto lussuose come un SUV Maserati Levante? Due rom di Treviso e Oderzo erano possessori di auto di grossa cilindrata. Chi non aveva dichiarato vincite conseguite con scommesse o gioco online, come nel caso di due disoccupati, un 54enne residente a Treviso che ha vinto oltre 1.600.000 euro e un 48enne a Conegliano che ne ha incassati 500.000. Furbetti del reddito di cittadinanza, 116 in provincia di Treviso, smascherati e denunciati dalla finanza. Casi eclatanti di persone tutt'altro che indigenti. Tra loro c'è anche chi ha omesso informazioni sulla presenza in famiglia di un proprietario di immobili dati in locazione a terzi e chi risiedeva all'estero. La percentuale che sicuramente salta maggiormente all'occhio è che il 60% di queste persone che abbiamo denunciato sono stranieri o comunque sono persone nate all'estero. Le violazioni commesse sono di diverso tipo, partiamo dall'assenza del requisito della residenza. Sappiamo che la norma prevede che per aver diritto al reddito di cittadinanza bisogna essere residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa. Bene, un 45 di questi 116 soggetti non erano in possesso di questo requisito. L'indagine per la quale il presidente Luca Zaia e il ministro dei rapporti con il Parlamento Federico D'Incà si sono complimentati con gli uomini della finanza è partita a gennaio ed è stata possibile grazie all'incrocio di banche dati sulla platea dei trevigiani che percepiscono il reddito di cittadinanza. Parliamo di una platea di circa 5.000 beneficiari. Bene, per affrontare una platea così vasta necessariamente abbiamo dovuto far ricorso alla tecnologia informatica, quindi a dei software di analisi che hanno permesso di incrociare i dati contenuti nelle diverse banche dati a nostra disposizione. Controllo poi passato sul campo e sulle singole posizioni dove era stato rilevato un rischio. Una volta identificati sono stati segnalati alla Procura della Repubblica e all'INPS. Dovranno restituire 700.000 euro.
Un fatto di cronaca che però apre anche il dibattito politico su quello che è appunto il reddito di cittadinanza e il suo futuro. Tra l'altro in queste settimane si parla anche del salario minimo garantito e quant'altro, tutti i temi che sono sul tavolo del governo. Governo che da qui in avanti si riunirà in Consiglio dei Ministri due volte alla settimana, così ha deciso il Premier Draghi, per dare impulso alle varie riforme collegate all'attuazione del recovery plan. Tutto questo con una campagna elettorale ancora in corso, ci sono degli importanti ballottaggi a livello locale e a livello nazionale e tutto questo ovviamente con le ormai solite scintille all'interno dell'ampia maggioranza di governo, soprattutto tra PD e Lega. Facciamo il punto con Giovanni Zorzi, segretario del Partito Democratico di Treviso. Buongiorno, buongiorno Zorzi. Grazie dell'invito. Buongiorno anche a Giuseppe Montuori, che è coordinatore di Fratelli d'Italia per la provincia di Treviso. Fabio Maggio, Forza Italia, in collegamento Skype. Buongiorno a voi e agli ospiti. Buongiorno Maggio. Ecco, i temi sono tanti. Nei giorni diciamo che precedono un ballottaggio non si sa mai da dove partire, però insomma siamo in Veneto, siamo soprattutto in provincia di Treviso e quindi non possiamo non partire da Conegliano, che è una sfida molto particolare, perché a Conegliano ci sono due sfidanti di centrodestra di fatto. Da una parte Piero Garbellotto, sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, dall'altro il sindaco uscente Fabio Chies, sostenuto da Forza Italia e poi con vari appoggi anche da parte di Coraggio Italia di Brugnaro. In questa fase tutti e due guardano ai voti del Partito Democratico. Zorzi, vi sentite un po' corteggiati in questi giorni, più o meno esplicitamente? Sì, fa un po' sorridere questa situazione, perché proprio nella provincia di Treviso, nella provincia di Luca Zaia, dopo ogni turno amministrativo emerge un po' la narrazione di un Partito Democratico in smobilitazione, in arretramento. Invece anche da questo turno delle amministrative nei comuni, in provincia risultiamo essere stabilmente la seconda forza politica della provincia, e a Conegliano, dove la situazione di certo non è così semplice per noi, vediamo che possiamo comunque giocare un ruolo decisivo, quindi il Partito Democratico è tutt'altro che irrilevante. Detto questo, in questi giorni è evidente che per la posta in gioco, stiamo parlando comunque del secondo comune della provincia di Treviso, il comune capofila della sinistra Piave, del territorio dell'UNESCO, delle colline del Prosecco, quindi con una sua rilevanza non solamente politica ma anche economica, turistica e quant'altro, è evidente che da parte nostra si è aperto una riflessione, un dibattito su quello che deve essere il ruolo che vogliamo giocare come partito in questa sfida, in questa partita che di fatto si ricomincia da zero. Il ballottaggio non solo a Conegliano ma in generale è sempre una partita nuova rispetto al primo turno. C'è quindi un dibattito all'interno che coinvolge tutto il partito, le liste, i candidati, coinvolge il partito a tutti i vari livelli, visto appunto che stiamo parlando di una piazza così, così importante, e quindi noi adesso andremo avanti con le nostre valutazioni, coinvolgendo gli iscritti, i militanti, cercando di capire quelle che possono essere gli orientamenti e quindi le scelte da assumere nel rispetto di quelli che sono e poi gli organi collegiali. E quando prenderete la decisione definitiva? Beh, è evidente che non possiamo forzare la mano, credo che non sia adesso il momento di fughe in avanti o di lato, bisogna invece valutare con attenzione, quindi in questo momento mi sento intanto di smentire quello che sta girando in questi giorni, non c'è nessun accordo con chi che sia, proprio perché riteniamo molto importante quello che è una valutazione interna, perché ne va del futuro di Conegliano, di un territorio importante come la sinistra Piave, ne va anche del futuro del nostro partito in un contesto così, così complicato. Quindi stiamo prendendo il tempo necessario, mi auguro che si possa arrivare a una
a una conclusione, a una scelta che sia la più soppesata e maturata e quindi consapevole possibile. Su questo chiaramente stiamo facendo. E Zorzi, chi è che decide? Perché oggi sul Gazzettino, per esempio, la Di Gaspero, la contendente supportata dal PD, dice non ci sarà nessun apparentamento. Lei diciamo non vuole sostenere formalmente, ma nemmeno informalmente, da quello che ci ha dato sapere, nessuno dei due contendenti. Chi è che decide? Decide la Di Gaspero, decide lei e quindi decide la segreteria provinciale, quella regionale? No, all'interno, come ho detto prima, di questo dibattito è evidente che ci possono essere chiaramente prese di posizione discordanti, diverse sfumature, è naturale, ripeto, visto il contesto complesso che si è verificato dopo il voto. Noi in fin dei conti abbiamo fatto una corsa per cercare di arrivare quantomeno al secondo turno, al ballottaggio, quindi è chiaro che adesso dobbiamo ricalibrare le strategie e capire come comportarci in questo nuovo contesto. Non è questione di chi decide, è questione che finché c'è un dibattito, ripeto, all'interno del partito, in attesa che gli organi collegiali si pronuncino raccogliendo quelle che sono le istanze che emergono da questo dibattito, non si possono chiaramente tollerare fughe in avanti o fughe di lato, per rispetto proprio dell'importanza di questa discussione, che non riguarda soltanto il PD, ma riguarda appunto il futuro di Conegliano, e per rispetto di quello che è il partito, un'organizzazione che si struttura, si articola e vive sulla base di una serie di dinamiche, di regole, di procedure. Quindi lei ci sta dicendo che la partita di Conegliano è troppo importante per essere lasciata solo a livello comunale, è una partita non sto dicendo questo. Noi rispettiamo, c'è una regola nel nostro statuto che è l'autonomia dei circoli. Noi riteniamo che sia importante che l'ultima parola ce l'abbiano appunto i circoli. Credo al tempo stesso che sia importante in qualche maniera condividere anche con i livelli superiori che magari hanno una visione complessiva del quadro politico che va oltre i confini del comune. Quindi da questo punto di vista ritengo che ci debba essere una condivisione che comprenda un po' tutti i livelli, sapendo, ripeto, che l'ultima parola aspetta a chi è sul campo e sarà impegnato poi a portare a esprimere il proprio voto. A metterci la faccia. Esatto. Ok, chiarissimo Zorzi. E Montuori, noi abbiamo titolato ballottaggio a Conegliano PD ago della bilancia, è davvero così? Ha Garbellotto, che voi sostenete come Fratelli d'Italia, i voti del PD servono? Io credo che a Conegliano servano i voti degli elettori, di tutti gli elettori che sono andati a votare al primo turno, degli elettori che decideranno di portare un cambiamento a Conegliano, lo stesso cambiamento che i consiglieri del PD hanno creduto di dover portare nel momento in cui sono andati dal notaio depositando le dimissioni per far cadere l'amministrazione Chies. Quindi credo che se quella è la linea che ha interpretato il PD all'epoca, poco possa discostarsi. Noi riteniamo che quella fosse la scelta giusta, che la città necessitasse di un forte cambiamento. E questo è giustificato dal fatto che la politica a noi avrebbe dovuto dare come input quello di fare una coalizione di centrodestra che coinvolgesse tutti. Nel momento in cui però il bene della città prevede che ci sia un cambiamento, anche la politica a livello territoriale si deve fare da parte e va lasciato spazio alle scelte dei cittadini e alle scelte del territorio che oggi hanno chiesto un forte cambio di rotta. Quindi noi chiediamo il voto di tutti i cittadini che oggi intendono cambiare Conegliano. Questo è quello che ritengono che ci sia necessità di un forte innovamento. Devo dire che tra l'altro durante la campagna elettorale la Di Gaspero è mamma e ha i figli che vanno a scuola a Conegliano, e molte delle cose che ha detto, come me, che ho una figlia che va a scuola a Conegliano, molte delle cose che ha detto le ho anche condivise, e non nascondo che di alcune cose che lei ha detto le abbiamo prese in considerazione e le abbiamo portate anche all'interno del nostro programma e delle nostre istanze, perché sono elementi che poi sono semplicemente di buon senso, sono elementi politici. Vedo un tentativo di corteggiamento politico. No, corteggiamento, poi dopo la mia compagna è gelosa, visto che
De Gasperi è anche una bella donna. Ma a parte questo, mi è piaciuto il suo stile, mi è piaciuto uno stile molto focalizzato sugli aspetti sociali, cosa che tra l'altro noi abbiamo tenuto sempre in primo piano. Quindi lei dice non c'è questa incompatibilità assoluta con il PD, con la Di Gaspero. Noi diciamo che non c'è, noi vorremmo iniziare quel percorso che il PD ha cominciato insieme ad ex consiglieri di Forza Italia, che è quello di portare un forte rinnovamento nella città di Conegliano. Questo è il nostro obiettivo, finire quello che loro hanno iniziato, cioè cambiare l'amministrazione cittadina, perché se così non fosse stato il PD all'epoca poteva cambiare la maggioranza a Conegliano, dicendo poteva entrare all'interno dell'amministrazione cambiando la maggioranza, cosa scelta che non è stata fatta all'epoca. Insomma, mi pare che Montuori, prima di andare da Maggio, faccio un passaggio brevissimo con Zorzi, Montuori gioca abbastanza carte scoperte, mi pare. Zorzi. Sì, ma mi sento anche in dovere di puntualizzare, perché questa cosa qua la sto sentendo in questi giorni da esponenti della coalizione a sostegno di Garbellotto. Non è vero che il Partito Democratico ha mandato a casa Kies, attenzione, no, perché sennò vuol dire il Partito Democratico esprimeva la minoranza, era opposizione a quella maggioranza, di conseguenza non aveva i numeri per mandare a casa Fabio Kies, perché sennò sembra quasi che a sto punto in Consiglio Comunale il PD era praticamente, no, i numeri ce li aveva la maggioranza a sostegno di Fabio Kies, che si è rotta per una serie di questioni, no? E a quel punto, permettetemi, però qualcuno si dovrà rendere conto di questa situazione, chi l'ha voluto, chi ha eletto, chi ha votato, chi ha amministrato per 3 anni con quella maggioranza dovrà rendere conto ai propri cittadini. Da parte nostra quello che abbiamo fatto è stato prendere atto della fine di un'amministrazione, che era quella che è nata con Fabio Kies, candidato per la Lega e per il centrodestra. Punto. Cioè adesso qua non inventiamoci che il Partito Democratico ha favorito, ha fatto cadere la giunta di Kies. Non avete certo, architettato eravamo all'opposizione, ci sono stati dei consiglieri della maggioranza costruita dalla Lega che hanno deciso di andarsene e per ragioni diciamo di questo tipo, che, e quindi la maggioranza è caduta per effetto della loro stessa al di là di qualsiasi speculazione politica, interpretazione e quant'altro, la caduta dell'amministrazione Chiesa in piena pandemia non è mai stata capita fino in fondo dai cittadini per certi versi. Abbiamo preso atto che era finita quell'esperienza, stop, punto, certo. Che si doveva voltare pagina, creare nuovi presupposti. Stop. Però dice no, però dico vero, se questo fosse avvenuto in Consiglio Comunale, è vero che si è sicuramente rotto una maggioranza, è vero che 4 consiglieri comunali facevano parte, di sicuro, perché sennò le giunte non vanno a casa se qualcuno della maggioranza non se ne va, vero anche che però è avvenuto attraverso dimissioni presentate da un notaio. Comunque io prendo, cioè il PD a mio avviso ha fatto quello che riteneva giusto per i cittadini di Conegliano, quindi ha semplicemente deciso di completare insieme ad altri consiglieri comunali un percorso di un'amministrazione, di porre fine a un percorso di amministrazione. Chiediamo a Maggio di Forza Italia. Forza Italia su Conegliano si gioca una partita molto importante, è innegabile questo, Maggio. E lei che cosa dice? Nel senso, quanto le interessa per Forza Italia e per Kies il voto del Partito Democratico e dei Democratici? Ma guardi, io credo che la partita se la giochi anzitutto Conegliano e se la giochino anzitutto i suoi cittadini, perché nei prossimi anni la città affronterà, oltre ai grandi investimenti del PNR, anche il grande momento del riconoscimento, della produzione del riconoscimento delle colline UNESCO, dove dovrà svolgere un ruolo di governo. Ecco, in tutto questo io credo che qualsiasi candidato sindaco abbia il dovere di parlare prima di tutto con tutti i cittadini, perché chi amministra non amministra per una squadra ma amministra per tutti. Quindi si parla con i cittadini, e per parlare con i cittadini bisogna parlare di programmi, e questo ha detto Fabio Kies, e credo che questo sia la base di qualsiasi interlocuzione da una parte o dall'altra. Detto questo, francamente ho sentito diverse ricostruzioni di quello che è accaduto, però credo che il messaggio da dare sia semplice: Conegliano aveva un'amministrazione di centrodestra governata da un sindaco che stava governando, lo ricordo, in piena pandemia. Qualcuno, e in modo particolare i popolari, hanno deciso di mandarlo a casa nottetempo senza alcuna motivazione se non quella di pretendere una poltrona in più.
E poi cos'è successo? È accaduto che qualcuno ha deciso di rompere il centrodestra. Questo qualcuno sono stati a Conegliano, Lega e Fratelli d'Italia, che hanno scelto di andare con i popolari, che tra l'altro oggi sui giornali ripudiano l'alleanza con Fratelli d'Italia, mi pare di capire. Ecco, io credo che questo si aspettino come spiegazione oggi i cittadini di Conegliano, perché Lega e Fratelli d'Italia hanno deciso di andare con chi nottetempo ha mandato a casa l'amministrazione di centrodestra. Non mi pare una buona premessa di governo, né tantomeno una politica coerente quella espressa dagli alleati a livello nazionale. Diciamo che se dovessimo guardare a quello che succede a Roma, Forza Italia e PD sono allineati e coperti nel sostenere l'esecutivo Draghi, quindi da un punto di vista, se vogliamo così, della fisiologia politica, forse, chiedo a Zorzi, sarebbe fisiologico ad arrivare ad un'alleanza con Forza Italia? Ma scusi, non traccerei un parallelo nazionale, perché in questo governo c'è tutto l'arco costituzionale ad eccezione di Fratelli d'Italia. Zorzi. Sì, beh, in effetti sì, è un governo di emergenza nazionale, quindi che ha una sua storia a parte. Detto questo, è evidente che ci siano che c'è una diversa sensibilità all'interno del centrodestra. Da parte nostra, Enrico Letta l'ha detto più volte, con quelle che sono le forze che si riconoscono nel campo sovranista noi non abbiamo nulla a che spartire. Mi sembra che Forza Italia da questo punto di vista non si riconosca in quel campo, e questo è già un passo avanti importante. Ecco, quindi Montori, la vedo perplesso. Sì, no, sono perplesso perché, allora, premesso che nottetempo non sono andati a casa, se no sono andati a nottetempo insieme al PD. Quindi ci sono andati quattro ex consiglieri di Forza Italia, di cui vorrei ricordare che Fabio Chies è il coordinatore provinciale. Allora, dimentichiamoci che Berlusconi diceva che loro mangiavano i bambini perché è una sciocchezza. Io non so se Zorzi sa che all'interno della coalizione di Conegliano c'è chi è ben più a destra di noi, perché c'è una realtà che ha costituito un'associazione che si chiama Alleanza per Conegliano, che ha le sue profonde radici in Alleanza Nazionale e che ha posizioni che sono sicuramente ben più a destra di quelle mie di Fratelli d'Italia, soprattutto di chi rappresenta Fratelli d'Italia sul territorio trevigiano e in tutta la nazione. Quindi francamente dire che noi rappresentiamo la parte, cioè dire che noi non vengono con la destra e poi andare con chi è ancora più di destra di noi e con chi, ripeto, ha sempre condiviso il percorso del centrodestra a tutti i livelli, come fa Forza Italia, tranne oggi a livello nazionale, perché c'è questo grande governo di larghe intese. Voglio dire, mi sembra surreale. Forse Zorzi non lo sapeva che c'è Alleanza per Conegliano all'interno della coalizione, che veramente è più a destra di noi. Quindi, tra l'altro, i popolari non hanno smentito nulla dell'alleanza con noi, sono ben felici. Noi siamo una coalizione che ha forze di centro, forze di centrodestra come noi, e siamo rappresentati tutti. Vorrei anche ricordare che Piero Garbellotto è l'unico candidato tra i big candidati che non ha una tessera di partito. È l'unico, perché Fabio Chies è il coordinatore provinciale di Forza Italia, che è alleata con noi a tutti i livelli, a livello provinciale e a livello regionale. E la Di Gaspero è tesserata del PD, Piero Garbellotto non ha tessere di partito, quindi è l'unico civico oggi che si sta candidando. Lei, Maggio, quanto a destra è disposto ad andare? Ma, dopo. Guardi, le dico molto chiaramente che noi come centrodestra siamo ispirati dal centrodestra moderato a tradizione cattolica e liberale che Fabio Chies ha sempre interpretato, e come sindaco di tutti i cittadini di Conegliano e come orgoglioso coordinatore di Forza Italia. E ripeto, Forza Italia può parlare di coerenza nel centrodestra a Treviso sicuramente a tutti i livelli, perché noi i patti li abbiamo sempre rispettati. Resta il fatto che a Conegliano non abbiamo rotto noi l'alleanza di centrodestra, e questo è sotto gli occhi di tutti. Capisco la rivendicazione, e anzi lo conferma la rivendicazione dell'alleanza con i popolari oggi e in questo momento appunto riaffermata dal coordinatore di Fratelli d'Italia. Ripeto, ancora aspettiamo una spiegazione su questo, perché se il centrodestra è così importante per Fratelli d'Italia e la Lega, non si vede perché l'abbiano voluto distruggere a Conegliano. Detto questo, io credo che su Conegliano si giochi anche una partita di principio. C'è
un centrodestra moderato, democratico, cattolico, rappresentato da Fabio Chiesa e dalle liste che lo sostengono e che è nella tradizione della città di Conegliano, e c'è un centrodestra che invece è un po' confuso, una destra un po' confusa, se mi permettete, rappresentata da Lega e Fratelli d'Italia, che fatica a definirsi e che abbiamo visto purtroppo a livello nazionale compone degli equivoci e ammica a degli estremismi che francamente non sono nella tradizione politica di Conegliano, che credo Conegliano non meriti. Ricordavano prima in studio che Conegliano è una città che esprime le eccellenze a livello dell'impresa, del turismo, dell'agroalimentare nel mondo. Ecco, io credo che Conegliano meriti una politica che non possa avere equivoci con gli estremismi nazisti o con qualche barone nero, insomma. Maggio va giù molto pesante. Allora, intanto, volevo aprire questo argomento più tardi, attimo solo per i telespettatori a casa. Riferimento di Maggio va all'inchiesta giornalistica di Fanpage, poi riportata dalla trasmissione Piazza Pulita, che è ritornata sull'argomento anche ieri sera, estendendo l'inchiesta anche a parte della Lega. Anche qui la partita è in divenire da un punto di vista mediatico e politico, però è un'inchiesta questa che ha aperto comunque un fronte in questi giorni all'interno anche di Fratelli d'Italia. Guardi, le indicazioni all'interno di Fratelli d'Italia sono chiarissime. Se qualcuno ha qualche deriva nostalgica, di sicuro non può ancora rimanere nel nostro partito. A parte riferimenti nazisti, di cui ovviamente sono fuori contesto perché c'è un'indagine in corso, vorrei ricordare che se vogliamo proprio ricordare le indagini di tutti, ricordiamo quelli del presidente del partito Forza Italia. Quindi eviterei di parlare di tutto il resto perché francamente mi pare fuori luogo. Noi a Conegliano siamo una forza di centrodestra e non siamo confusi, siamo una forza di centrodestra che all'interno ha varie anime e ha l'unico candidato sindaco che è civico, ok? Non ha tessere di partito, a differenza di Fabio Chiesa che è candidato in Forza Italia, benissimo, che ha al suo interno un'associazione che si chiama Alleanza per Conegliano, che pone le sue radici nella storica Alleanza Nazionale, dove le persone che ne fanno parte sono ben più di destra dei componenti di Fratelli d'Italia in tutta la provincia di Treviso. E quindi queste cose, se non le sanno o le nascondono, è perché probabilmente si vergognano. Ora, è bene dirsele perché sono chiare, tutti le conoscono, tutti. Basta andare sul sito Alleanza per Conegliano e vedere chi sono i partecipanti. Chiedo agli ascoltatori di farlo per vedere quali profonde radici di destra, ben più destra di quella che rappresentiamo noi oggi, abbia la coalizione di Fabio Chiesa. Quindi su questo i popolari sono andati a casa semplicemente insieme al PD, perché hanno ritenuto insieme al PD, anche in un momento così difficile, che l'amministrazione non potesse più stare in piedi. Diciamo che l'impressione è che resti poco dell'alleanza tradizionale del centrodestra, sentirvi parlare, che le distanze tra Forza Italia e Fratelli d'Italia siano abbastanza incolmabili. Poi, per carità, la campagna elettorale non aiuta mai al discernimento e a creare coesione, però Maggio. Guardi, ripeto, torno a ribadire una cosa che ho detto prima: chi deve spiegare il perché è stata rotta l'alleanza che invece ha retto in molte altre realtà? Non siamo certo noi che avevamo un sindaco che è stato mandato a casa, ripeto, da persone che poi sono state espulse anche dal nostro partito e da altre realtà. È chi invece quell'alleanza l'ha rotta. Guardi, io sono convinto che questa è una spiegazione che non deve essere data solo a noi, ma deve essere data ai cittadini di Conegliano, che si aspettano un governo coerente della città. Sono sempre i cittadini ad avere l'ultima parola e leggo invece, ripeto, che qui ce ne dicono di tutti i colori in questi giorni. E certo, il lupo perde il pelo non il vizio, perché se il sindaco è stato mandato a casa, il sindaco Chiesa è stato mandato a casa per una poltrona in più, stiamo leggendo in questi giorni nei giornali chi già fa l'assalto alla dirigenza nell'altro campo e parla di assessorati, sindaci delega. Ecco, io credo che si debba rispettare i cittadini prima di tutto. Certo è che non sorprende questo atteggiamento perché, ripeto, Lega e Fratelli d'Italia si sono alleati con chi ha una fame famelica di poltrone e la dice lunga anche sulle priorità, se volete, della città e delle squadre di governo. Insomma, suonando di brutto, mi pare di capire. C'è un'amministrazione da una parte che deve, l'amministrazione mandata a casa che si ripresenta
e vuole completare un programma e ultimarlo per la città, e dall'altra parte, parliamo, ripeto, pare dopo, che, allora, si pensi già a chi fa l'assessore o chi fa il vice sindaco. Francamente serve rispetto per i cittadini e, ripeto, delle spiegazioni sulla coerenza, perché la coerenza in politica è fondamentale. Montuori diceva? No, diciamo, a parte che a noi non interessa nulla di chi ricoprirà che incarico, di questo io ho sempre dichiarato che se ne parla quando si vince. Quello che conta oggi è il comune di Conegliano, in 3 anni e mezzo, sapete quante risorse? Dichiarato da Fabio Chiesa durante una diretta televisiva, 6 milioni di progetti a fondo perduto. Sapete quanto ha preso il comune di Volpago del Montello? 10.000 abitanti, 10 milioni. Sapete quanto ha preso in 5 anni il comune di Montebelluna? 15 milioni. Questo è un dato significativo che dimostra la mancanza di visione, la mancanza di capacità di progettare e poi di avere la possibilità di accedere a quei fondi, contributi a fondo perduto, che permettono di avere più risorse del bilancio del comune per dare i servizi agli anziani, alle scuole. Mia figlia a scuola non ha le tende, è stata chiesta una colletta a una scuola elementare. Cioè, se per voi è normale, e se per questa era una buona amministrazione, i popolari non hanno guadagnato niente da quell'uscita, perché sono tutti i giorni sui giornali massacrati. L'hanno fatto perché hanno la schiena dritta, e per me hanno fatto bene. Questo è un attacco comunque rivolto a tutta l'amministrazione di Fabio Chies, quindi, cioè, il fatto di non essere riusciti a portare a casa i fondi, no, mi sembra di capire, perché non è che fosse solo Fabio Chies ad amministrare Conegliano. Di fatto l'ho cambiato. C'erano assessori della Lega Nord con cui voi siete stati alleati. Di fatto l'ho cambiato. Andati a casa dai popolari con cui andate a braccetto oggi. E di fatti probabilmente hanno capito che era un errore e adesso hanno costruito una nuova coalizione. A spiegare che siete alleati proprio con chi ha portato a casa gli assessori della Lega e anche i costi. Ecco, potremmo andare avanti ore e ore su Conegliano. Zorzi, chiudiamo. Prego. Allora, sì, perché sembra quasi che no, noi siamo in qualche maniera appunto dal sottopancia l'ago della bilancia. Ripeto quello che ho detto in apertura, noi assolutamente stiamo facendo le nostre valutazioni, è un dibattito aperto in questo momento, quindi non è che ci stiamo orientando verso l'uno o verso l'altro. In questo momento a noi interessa evitare derive che possono essere l'invito all'astensionismo, dopo che l'abbiamo condannato dopo il primo turno, e al tempo stesso derive che possono essere quello della ricerca della poltrona. Tenuto fermo questi due paletti, noi stiamo ragionando. Detto questo, invito però gli esponenti della coalizione di Garbellotto ad avere anche un minimo di dignità nel chiederci i voti. Cioè, adesso non è che Fratelli d'Italia deve vendersi come più moderato di un gruppo di, che non so come si chiami, Alleanza per Conegliano. Cioè, vi prego, siete voi che in questo momento esponete con fierezza la fiamma tricolore, siete certo. Voi che avete Rachele Mussolini, siete voi che avete il consigliere comunale a Torino che ha salutato e ha ringraziato i camerati, siete voi che avete Elena Donazzan che canta, no, certo, che rivendica la nostalgia del passato, per cortesia, guardi, dai, cerchiamo di essere insomma francamente, ecco, sulle nostalgie del passato che vengono citate semplicemente su fatti che sono di mera cronaca. Io sono nato nel 1973, non ho alcuna nostalgia del passato, quindi dico, mi fa piacere sapere che visto che cita tutte queste cose, io non ho nessuna ricerca della moderazione, io sono di Fratelli d'Italia, sono fiero di esserlo, compreso il simbolo. Detto questo, ribadisco, se loro però stanno esprimendo una posizione senza nemmeno rendersi conto che attribuiscono a noi di essere di destra, ma non sanno che all'interno della coalizione di Chies c'è qualcuno ancora di più di destra, beh, se ne assumano un po' le responsabilità e scelgano in serenità, insomma, chi vogliono appoggiare. Allora, abbiamo ancora tanti temi, non solo Conegliano, subito dopo la pubblicità, a fra poco. Di nuovo in diretta con Giovanni Zorzi, segretario del Partito Democratico di Treviso, Giuseppe Montuori, che è coordinatore sempre trevigiano di Fratelli d'Italia, in collegamento per Forza Italia Fabio Maggio. Abbiamo parlato di Conegliano, un po' la madre di tutte le battaglie, il ballottaggio al quale tutti guardano, e non sono mancati attimi di tensione, ma diciamo del resto la partita è di quelle importanti per il territorio, questo dibattito si inserisce all'interno di un quadro nazionale altrettanto complicato, anche perché il ballottaggio riguarda altre città importanti su tutta la capitale, e ci sono scintille da registrare all'interno della
della maggioranza di governo. Sembra rientrato lo strappo della Lega sulla legge delega fiscale, sembra rientrato. Ieri Draghi si è incontrato con Salvini, e Salvini che ribadisce c'è lealtà, la Lega continuerà a rimanere nel governo, ma una stoccata è arrivata al leader della Lega da Enrico Letta, sentiamolo. Ma è sempre il solito film, Salvini che racconta al paese una storia, poi dopo va a Palazzo Chigi e tutto torna come prima. Insomma, non mi sembra una grande novità e francamente, insomma, abbiamo ormai è anche stancante commentare questo giochino che non serve francamente a nessuno. Ecco, un giochino che non serve a nessuno, dice Letta. Diciamo che le tensioni tra Salvini e Draghi sono ormai all'ordine del giorno su diversi temi. Zorzi, quanto può andare avanti il governo se il clima è questo? Ma il governo, secondo me, può andare avanti fino alla scadenza naturale della legislatura nel 2023. Perché comunque questo governo di emergenza nazionale, ripeto, è stato messo in piedi per centrare una serie di obiettivi da cui dipenderà il futuro del nostro paese: superamento della pandemia, dell'emergenza pandemica e gestione di quelle che sono le risorse straordinarie che arriveranno, che stanno arrivando, stanno già arrivando dall'Unione Europea per trasformare il paese. Quindi questo governo chiaramente ha una missione importantissima e mi auguro che possa portarla avanti fino al 2023. Con dentro la Lega, questo francamente va chiesto al segretario nazionale federale Matteo Salvini. Mi sembra che da questo punto di vista chi è più in difficoltà a stare dentro questo governo sia proprio lui. Leggo tra l'altro che ha mandato anche un bel avviso a Giorgetti dicendo che sarà lui d'ora in poi a trattare. Quindi mi sembra che la situazione sia più che altro esplosiva dentro la Lega, perché è evidente che questo governo, per la direzione strategica che ha assunto, rischia di rendere evidenti tutte le contraddizioni di questa Lega, che sono le contraddizioni del centrodestra, come si diceva prima, tra un centrodestra moderato che cerca appunto di in qualche maniera seguire una linea di responsabilità e una destra invece che guarda piuttosto a Orban e ai sovranisti o strizza l'occhio ai Novax piuttosto che pensare a quelli che sono veramente i bisogni e le domande che emergono dalla società in questo momento. Diciamo poi, ecco, il tema delle due leghe lo abbiamo affrontato tante volte in queste settimane. Pochi giorni fa il governatore Zaia ha detto non esistono due leghe, ne esiste soltanto una, però poi appunto in una intervista al Corriere della Sera, ma questo lo aveva detto in verità anche martedì nel corso della conferenza stampa da Palazzo Bari, Albi aveva detto la Lega è sia di lotta che di governo come gemelli siamesi. Un'altra volta ancora aveva utilizzato la metafora delle due ali. Chiedo a Montuori, perché poi la Lega è un alleato di Fratelli d'Italia, lo abbiamo visto in tutta questa campagna elettorale. Lei, da coordinatore di Fratelli d'Italia, una forza che è cresciuta considerevolmente, come si approccia alla Lega? Il suo interlocutore è unico? Ci sono più leghe? Siete in imbarazzo perché trovate più, visioni politiche? Ci dica. No, guardi, noi a livello locale, insomma, credo che la Lega abbia una visione molto chiara di quale deve essere il perimetro dei partiti con cui allearsi. Io ho un unico interlocutore, io ho l'amico Gianangelo Boff con cui parlo quotidianamente, col quale abbiamo un ottimo rapporto e col quale non ci sono mai dubbi. A me non è mai successo di dover parlare con uno piuttosto che con un altro che accampasse istanze a differenza di Boff. Quando ho qualche problema ne discuto con lui, quando dobbiamo prendere delle decisioni le prendiamo insieme. È evidente che a livello nazionale
quando si costituisce un governo con tutti dentro, tranne noi che orgogliosamente ne rimaniamo fuori e che comunque rappresentiamo oggi, almeno a livello di sondaggi, milioni di italiani che non sono di sicuro persone estremiste, che sono sicuramente di destra ma non sono estremiste, è ovvio che le difficoltà ci sono, perché le posizioni così trovare la quadra su posizioni e anche su tradizioni così lontane non è sempre semplice, e quindi è evidente che le scintille questo governo le ha avute e le avrà ancora fino alla fine del suo mandato. Noi ovviamente siamo tra quelli che auspicano che possa finire prima della scadenza naturale, perché vorremmo ricompattare il centrodestra, dove noi siamo quelli che possono avere la funzione di unione, di fare da trade union, e andare al voto e riportare quello che è un governo di centrodestra con le idee più chiare e con una visione comune che è diversa da quella che possono avere. Quindi governo di centrodestra con Forza Italia, le lo chiedo, viste le scintille quello dipende da Forza Italia oggi, perché basta che decidano dove vogliono stare, poi per noi credo che Maggio. sarebbe naturale che fosse così. Maggio. Non credo che Forza Italia debba scegliere dove stare, perché Forza Italia è sempre rimasta al suo posto nell'alleanza di centrodestra. Anzi, tutti auspichiamo che questo momento di unità nazionale sia anche l'occasione per ripensare al centrodestra. Quando c'era Berlusconi a federare i partiti del centrodestra, il centrodestra era sempre vittorioso. Questo è un dato di fatto e non è, come dire, un'ambizione. È la storia che lo dice. Oggi sembra che il centrodestra sia un po' in difficoltà nel trovare la sua identità. La nostra è molto chiara, ci aspettiamo un centrodestra ancorato ai valori del Partito Popolare Europeo, moderato nella tradizione liberale che noi rappresentiamo. E questo è il tavolo di discussione a cui siamo aperti con tutti i partiti che fanno parte a livello nazionale del centrodestra. Certo, oggi Forza Italia ha fatto una scelta insieme alla Lega, che è quella di sostenere questo governo con una personalità di altissimo profilo come quella di Mario Draghi, forse l'italiano più rispettato al mondo, e che ci consente francamente anche di incidere a livello europeo, dove poco era stato fatto dai precedenti governi, anche quelli più recenti, guidati da Conte. Ecco, che Draghi sia rispettato a livello europeo, insomma, lo ha dimostrato anche l'incontro di ieri, abbiamo anche le immagini con la cancelliera Merkel nel suo ultimo bilaterale in Italia. Come sapete, in Germania si sta formando il nuovo governo, probabilmente sarà a trazione socialista, ma come sapete il quadro profondamente anche proporzionale della Germania porta a tempi anche particolarmente lunghi, e già in passato ci sono state anche sorprese dell'ultima ora. Zorzi, che effetto le fanno queste immagini? Draghi diventerà il sostituto di Angela Merkel a livello europeo, farà in qualche modo le sue veci, oppure, ecco, vedendo queste immagini che sono state trasmesse da molti media internazionali, che cosa si sente di dire? Che in questo momento l'Italia può giocare un ruolo strategico importantissimo a livello mondiale, nel senso che abbiamo, appunto, come dicevi tu Christian, la situazione in Germania è ben lungi da risolversi, ovviamente mi auguro che in tempi brevi ci possa essere un governo a guida socialdemocratica con Olaf Scholz, che è il vincitore delle ultime elezioni, e Emmanuel Macron è in difficoltà in Francia e si appresta tra l'altro ad andare al voto. La Gran Bretagna è fuori dall'Europa con Boris Johnson, che ha tutta una serie di problemi proprio legati alla scellerata scelta della Brexit. Io credo che in questo momento Mario Draghi e, ricordiamo, anche l'altro pilastro di stabilità per il nostro paese, che si è dimostrato una figura fondamentale, vale a dire Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, credo che entrambi possano veramente permettere a questo nostro paese di giocare un ruolo importantissimo nelle sfide strategiche che ci aspettano. L'abbiamo visto anche nella drammatica vicenda dell'Afghanistan, l'iniziativa che il nostro paese ha assunto. Io credo che anche nei confronti delle
cosiddette superpotenze, quindi Cina, Stati Uniti e Russia, possiamo giocare un ruolo mettendoci alla guida di un'Unione Europea che deve chiaramente prendere quello di quanto di meglio è stato diciamo sviluppato nel corso della pandemia. A patto, lei dice, ed è quello che sostiene anche il segretario nazionale Letta, che lo schema di gioco non cambi, quindi che Draghi resti Presidente del Consiglio e Mattarella proroghi in qualche modo il suo mandato. Che poi su questo Giorgia Meloni nei giorni scorsi è stata molto netta, no? Uscita dicendo: noi siamo pronti a sostenere Draghi al Quirinale. Certo. Perché? Perché noi vogliamo andare al voto. Certo, questa è la posizione. Nulla da dire ovviamente sulla figura di Draghi, perché credo che nessuno possa dire nulla. L'aspetto che però è un aspetto centrale è chi sostiene Draghi. Noi siamo una repubblica parlamentare, è evidente che il Parlamento condiziona anche il Presidente del Consiglio, e quindi in questo momento tante posizioni sulle quali fare sintesi mettono in difficoltà lo stesso Draghi, che è ogni giorno costretto a fare il pompiere. Credo che proprio per la figura che ricopre oggi e per il suo ruolo istituzionale che ha ricoperto negli anni, in proiezione debba diventare il Presidente della Repubblica Italiana, e si lasci spazio poi ai cittadini italiani per decidere invece chi dovrà ricoprire l'incarico di primo ministro. Maggio, Forza Italia ha fretta di ritornare alle urne, anche per lei lo schema di gioco non va cambiato? Qual è la posizione di Forza Italia, che insomma con Draghi ha più di un'affinità? Nessuno può mettere in dubbio il valore che Forza Italia riconosce al voto, tanto che voglio dire, noi abbiamo fatto parte di uno dei, il nostro Presidente del Consiglio si dice, no, è stato l'ultimo eletto dagli italiani. Detto questo, credo che il Paese oggi non abbia la necessità di una sanguinosa campagna elettorale, perché di questo si tratterebbe oggi. Oggi c'è un programma da portare avanti che è basato sugli impegni assunti dal Paese sul PNR e che vede ancora un governo che deve durare per un anno e mezzo. Quindi io credo che per un anno e mezzo i partiti possano mettere da parte le velleità elettorali, possano prepararsi serenamente alla campagna elettorale con dei programmi che siano fondati sul nuovo momento che andiamo a vivere di uscita di questa emergenza, che non sarà facile e che pretenderà, e i cittadini pretenderanno, delle risposte sicuramente diverse da quelle a cui siamo stati abituati fino adesso. Lo dimostrano peraltro i risultati elettorali delle amministrative. Se andiamo a guardare il risultato dell'astensione, ci rendiamo conto forse che le risposte di tutti i partiti oggi partecipanti alle elezioni sono stati carenti in qualche modo, se quella percentuale di astensionismo è stata così alta. Ecco, torniamo a un argomento che prima abbiamo toccato brevemente. Queste settimane sono state caratterizzate anche da due inchieste, da due casi che stanno dividendo la politica, lo stesso mondo della comunicazione. In primis lo scandalo Morisi, quindi la vicenda dell'ex spin doctor della Lega, rimasto coinvolto in un'indagine della Procura della Repubblica di Verona. Poi l'inchiesta di natura giornalistica sulla cosiddetta lobby nera di Fanpage, lo possiamo anche vedere, è riportata da tutti i siti nazionali, ieri sera ha avuto un seguito, quindi non più soltanto Fratelli d'Italia ma anche la Lega. Quindi ci si sta concentrando parecchio in questi giorni sul tema dell'estremismo di destra. Montuori, ecco, prima lei parlava di questo. In questi giorni in tanti stanno dicendo Fratelli d'Italia non prende posizione contro il fascismo. È così o non c'è la necessità? Ma non c'è la necessità, perché il fascismo, cioè stiamo parlando di 100 anni fa. Perché dovremmo prendere posizione su qualcosa di cui nessuno più discute, nemmeno a livello di partito? Cioè non è necessario parlare di qualcosa che non esiste più, cioè non fa parte più della storia di nessuno degli iscritti di Fratelli d'Italia, perché non l'abbiamo vissuto, perché abbiamo un'età anagrafica che necessariamente ci porta fuori da qualsiasi visione di quel tipo. Su questo siamo chiarissimi. Chi è nostalgico? Sta fuori dal nostro partito, perché non serve, perché è una cosa anacronistica. Poi le cose che sono più da
spettacolo del cioè le lasciamo anche però a quell'alveo, cioè se sono cose le dice è folklore, cioè evitiamo di far diventare il folklore una cosa che poi sia l'unico elemento sul quale attaccarci, perché la dimostrazione è data dal fatto che il 20% degli italiani oggi ci voterebbe, che siamo il primo partito nazionale. Ora, o tutti quegli italiani, secondo alcune visioni, sono fascisti, oppure quegli italiani hanno capito che noi rappresentiamo un partito di destra moderna, che è quello che vogliamo rappresentare. Siamo vicini al popolo, certamente sì, siamo una destra che è orgogliosamente legata all'identità, il che non vuol dire che la dobbiamo difendere, il che vuol dire che la dobbiamo affermare. Noi non abbiamo nulla da difendere dell'identità, siamo legati ai nostri valori di nazione cattolica, ai nostri valori di Italia, di tutto quello che l'Italia produce, di tutto per quello per cui l'Italia è conosciuta nel mondo, ma non abbiamo nostalgie, le nostalgie appartengono ad altri. Se poi qualcuno ha ancora qualche nostalgia all'interno del nostro partito, io ho l'indicazione di Giorgia Meloni di procedere con l'espulsione. Messa nero su bianco. Certo. È folklore, Zorzi, non è folklore? Perché in Italia questo è un argomento sempre aperto che si ripropone a ogni campagna elettorale? Esco dall'ambito della campagna elettorale, parlo più in generale. Non è folklore, purtroppo, nel nostro paese. Il fascismo, nelle forme di neofascismo esistono, ci sono gruppi più o meno organizzati, eversivi, che già in passato, un passato meno recente di quello che dice Montuori, hanno dimostrato di essere nemici della Repubblica, della democrazia. Ricordiamo la stagione delle stragi, per non andare troppo in là col tempo, e ricordiamo che purtroppo questo territorio ha espresso alcuni esponenti di quella triste stagione, drammatica stagione. Quindi non è folklore, purtroppo il fascismo va combattuto con fermezza perché è alternativo alla democrazia. Quindi o si è democratici o si è fascisti. Quindi mi fa piacere che questa inchiesta di Fanpage abbia in qualche maniera attivato una consapevolezza pubblica da parte dei gruppi dirigenti di Fratelli d'Italia, e mi auguro che questa, diciamo, consapevolezza si trasformi in gesti coerenti anche nelle prossime occasioni. Per esempio nelle prossime occasioni in cui l'assessore regionale all'istruzione Elena Donanzà scivoli un'altra sua gaffe nostalgica. Mi auguro che vengano presi provvedimenti come ha annunciato Montuori, perché veramente noi non abbiamo bisogno di queste cose qua, assolutamente, perché il fascismo è molto molto pericoloso e va, ripeto, combattuto con fermezza. Montuori. E lì stiamo parlando e stiamo riportando la questione sul folklore. Se ritiene che qualcuno sia fascista all'interno dei Fratelli d'Italia, ce lo dica e ci aiuti eventualmente a farlo da parte, ma siccome così non è questo il problema. Vorrei ricordare che c'è stata anche la stagione delle BR in Italia, che forse è stata ben peggio di quella degli estremisti di destra, che comunque entrambi hanno fatto male a questo paese. No, perché non torniamo agli opposti estremismi, BR, stragi di Piazza Fontana. Però lì si torna sempre. Io dico che non è folklore, perché dietro alla rivendicazione di un'appartenenza fascista si nascondono spranghe, coltelli, aggressioni e uccisioni. Non esiste parlare di folklore quando si parla di fascismo, si parla di teppisti, di banditi che vanno assolutamente colpiti. Chi pensa al fascismo come folklore sbaglia completamente. Il fascismo è un'ideologia che mira all'azione violenta verso chi non sa difendersi, non è in grado di difendersi. Lei non si sente fascista, diciamo. Sinceramente è un argomento che non mi riguarda, non quindi, mi tocca. Quindi l'Elena Donanzan che canta Faccetta Nera è nostalgia, che richiama però a quello non e che può attivare nessuno, queste non riguarda queste, nessuno queste di noi, e quindi non riguarda di sicuro Fratelli d'Italia, tranne qualche inchiesta, e vedremo come vanno queste inchieste. Non riguarda noi, quindi è un problema che non ci tocca davvero. Il 20% degli italiani ci ha fatto diventare il primo, vuole che noi siamo il primo partito d'Italia, per cui su quello noi ci basiamo. Se poi questo 20% italiani sono tutti fascisti, lo lascio dire a Zorzi. No, mi auguro che adesso Rachele Mussolini venga espulsa, mi auguro che il consigliere per il suo eletto cognome? No, per quello che ha rivendicato sui social. Vedremo adesso quelle che sono le azioni. E che il consigliere eletto a Torino venga espulso, visto che ha salutato e ringraziato i camerati che l'hanno votato. Maggio. Ma guardi, al netto del fatto che il garantismo è uno dei valori e dei principi che Forza Italia ha sempre portato avanti, al di là del risultato di qualche sondaggio, di qualche percentuale elettorale sulla base di cui invece altri partiti assumono le loro decisioni, io credo che quando si è partito si abbiano anche responsabilità pubbliche e responsabilità di tutela di quei valori.
democratici e liberali su cui si è fondata la nostra Costituzione. La Costituzione di Piero Calamandrei, la Costituzione di tanti altri intellettuali repubblicani che hanno combattuto e hanno dato la vita per consegnarci la libertà. Io questo credo sia una rivendicazione che debba essere fatta da tutti i partiti, e questa è la responsabilità che tutti i partiti dell'arco costituzionale hanno. Quindi queste inchieste hanno il vantaggio, queste inchieste giornalistiche hanno il vantaggio di mettere il faro su dei fenomeni che tutti dobbiamo ripudiare e che tutti dobbiamo avere la coscienza altissima pubblica di mantenere vigilati e ripudiare dall'arco costituzionale. Ecco, questa è l'inchiesta giornalistica di Fanpage, poi c'è l'altra inchiesta che ha fatto rumore in queste settimane, quella relativa a Luca Morisi. Qui siamo in un altro ambito ancora, dove una vicenda personale è diventata pubblica. Qualcuno dice si sta rovinando semplicemente una persona, si è andati ben oltre la privacy. Ecco, voi che idea vi siete fatti invece su questa vicenda in particolare? Guarda, io credo che le vicende che riguardano figure che collaborano con i partiti o anche che sono all'interno dei partiti, al netto della pulizia che poi c'è da fare, siano vicende che vanno messo nell'alveo delle responsabilità personali. Cioè, se uno sbaglia, non è che ha sbagliato tutto il partito, si assumerà il partito all'onere eventualmente di agire nei confronti di quella persona, come nel caso Morisi o nel caso dell'inchiesta di Fanpage. Il partito prende le decisioni relative a quello che sono gli aspetti politici, ma poi c'è la magistratura, come diceva, anche noi siamo profondamente garantisti e quindi riteniamo che poi tutte le azioni siano in capo a chi poi si assume la responsabilità di quello che ha fatto. Cioè, la responsabilità penale è personale, quindi ovunque essa sia, o il motivo per cui qualcuno venga indagato o accusato di reato, ne risponde personalmente. Perché dobbiamo coinvolgere ogni volta i partiti? Cioè, dovremmo coinvolgere i partiti per Marrazzo, dovremmo coinvolgere i partiti per tutte le situazioni che si sono create. Dice, è una sciocchezza. Una vicenda personale. E Zorzi, su questo caso Morisi se ne è parlato e scritto tantissimo. Qual è la sua posizione? C'è stato forse un po' troppo, soprattutto in questi giorni, di scandalismo? Beh, ma adesso ci sono anche ulteriori sviluppi dell'indagine, quindi io non entro nel merito, aspetto appunto che ci sia poi che la giustizia faccia il suo corso, le indagini facciano il loro corso, che si scopra insomma cosa c'è realmente, e quindi non mi voglio avventurare all'interno di questa faccenda. Prendo atto semplicemente che Morisi non è una persona qualsiasi, è l'ideatore di quella strategia comunicativa che tanto male ha fatto al clima politico, all'opinione pubblica, intossicandola, avvelenandola in questo paese negli ultimi 2 anni. Prendo atto di fatto che qualcosa succederà, che cambierà, nel senso che al di là di quelle che saranno le sorti personali di Morisi, penso e mi auguro che prima di mettere all'agonia una persona per le sue fragilità esistenziali, perché questo, no, Salvini ha detto anche nei confronti del suo amico Morisi, ecco, chi ha alimentato quella macchina comunicativa ci faccia insomma 2 pensieri prima di, ripeto, mettere all'agonia chi ha fragilità esistenziali. E maggio, speculazione politica, si è superato il limite. Che cosa ci insegna questa vicenda di Luca Morisi? Io credo che al netto di commentare l'inchiesta o gli eventi personali che hanno riguardato Morisi e che stanno uscendo sui giornali, dovremmo tutti cogliere l'occasione per dare una registrata ai toni della politica a cui abbiamo assistito negli ultimi 3 anni e di cui, volete o non volete, Morisi è stato attore, nel senso che ha creato un modello comunicativo. Detto questo, credo sia l'occasione per ricalibrare i toni della politica, credo anche sia l'occasione oggi per il centrodestra di fare e di compiere delle scelte di valori. La prima è quella della coerenza, cioè quello che si dice si fa e nella vita pubblica e nella vita personale, e in secondo luogo anche di scelte di campo valoriali. Siamo europeisti? Forza Italia è un partito europeista, sta nel solco del PPE. La Lega ha qualche tentennamento, Fratelli d'Italia ha un'altra visione.
C'è possibilità di sintesi? Io credo di sì, lo abbiamo fatto in passato, credo che sia opportuno su questi valori cominciare a parlare di sostanza, di valori, di scelte, di coerenza. Diciamo che in passato c'erano anche altri rapporti di forze, no? Fra Forza Italia, l'ex Alleanza Nazionale, la stessa Lega. Tocca un bel tema perché Forza Italia, quando aveva il 25-26-27% in Veneto, ha sempre rispettato tutti gli alleati, grandi e piccoli che fossero. Ci aspettiamo la stessa cosa adesso, ma evidentemente non accade. Non è così. Montuori? No, non è così, però è giusto comunque, è un'osservazione corretta, e credo che anch'io sia doveroso rispettare poi tutti i pesi per avere una coalizione coesa. Anche perché diciamo che in questi anni veramente tutti i partiti sono stati sulle montagne russe, certo. No? Quindi c'è questo sali e scendi continuo. Forse bisognerebbe trovare il metodo proprio per strutturare le coalizioni di schieramenti in una maniera più equilibrata. Allora, io vi ringrazio per questo dibattito senza sconti, siamo partiti da Conegliano, madre di tutte le battaglie, siamo arrivati alle inchieste nazionali, questo è il clima del resto politico elettorale di queste settimane, immagino che nei prossimi giorni sarete indirizzati, sarete spesso su Conegliano nella zona dei Colli del Prosecco, quindi io vi auguro una buona campagna elettorale, quello che rimane, grazie quindi a Giuseppe Montuori, coordinatore di Fratelli d'Italia a Treviso, a Giovanni Zorzi, segretario del Partito Democratico, che dovrà in qualche modo barcamenarsi tra tutti questi corteggiamenti, no? la politica, e Fabio Maggio di Forza Italia. Grazie davvero. Grazie, buona giornata a voi. Allora, noi abbiamo ancora tante cose da dirvi e un'iniziativa davvero particolare che riguarda la memoria del Vajont, ma vi raccontiamo tutto subito dopo la pubblicità. A fra poco. Di nuovo in diretta, comincio questo blocco leggendovi due frasi di un libro di Mauro Corona. Il 9 ottobre 1963 alle 22.39 2000 persone entravano nel nulla per ambizioni e interessi altrui. Sono passati più di 40 anni da quella notte, il ricordo dei morti e della disfatta è ancora sospeso sulla valle. E anche se le foglie di 40 autunni hanno reso più soffice camminare sul dolore, permane sempre in queste zone il fruscio della morte. Così Mauro Corona in un libro del 2006, Vajont, quelli del dopo. E di Vajont parliamo perché domani ricorre il 58esimo anniversario da quella tragedia che ha cambiato i connotati di un'intera valle, ha distrutto migliaia di vite, ha modificato il corso di migliaia di esistenze. C'è chi è morto, c'è chi è sopravvissuto con un grandissimo fardello e ancora oggi sopravvive in qualche modo. Buongiorno a Loredana Crosato, assessore comunale a Roncade, assessore al turismo e alle attività produttive. Perché Lego, Vajont, Longarone, provincia di Belluno con Roncade? Perché domani sera a Roncade ci sarà un evento molto importante che Antenna 3 seguirà rigorosamente in diretta. È un evento di commemorazione di memoria. Ma ci spieghi lei, assessore? Sì, questo è un evento che Roncade ha orgogliosa anche di ospitare, e che per la prima volta viene fatta questa commemorazione 58 anni dopo questa immane tragedia, viene fatta fuori dai luoghi soliti della commemorazione, quindi nei luoghi Longarone e paesi limitrofi colpiti da quella tragedia. Il tutto nasce da un'amicizia nata non subito, o meglio, in quell'anno, nel 1963, si disputava il normale campionato di calcio, che come ci sono adesso, insomma, ecco. E la squadra del Roncade, la squadra del San Biagio, militava in quel girone dove c'era anche il Longarone, quindi si erano incontrate le squadre qualche mese prima della tragedia. Poi ovviamente queste cose rimangono magari un po' relegate anche con il passare degli anni, magari la gente poi un po'
cerca forse anche di, sembrano cose che siano successe da altre parti e quindi magari pian pianino cerchi di allontanarle. E invece questa amicizia è rifiorita per volontà di alcuni ex giocatori di quella partita, vedendo appunto dei filmati sul Vaillant. E quindi da questo è nato poi questa volontà di ritrovare gli amici con cui avevano disputato la partita di allora, ed è nata questa profonda amicizia sia tra i giocatori, ovviamente i sopravvissuti alla tragedia, i cittadini, il sindaco, nonché presidente dottor Roberto Padrin, ed è nata questa amicizia tra i comuni, tra Longarone, tra Roncade, San Biagio, ed eccoci insomma in questa cosa. Quindi questo cosa, sarà il leitmotiv, il filo conduttore, diciamo, della, il filo conduttore. Il filo rouge della serata sarà questa amicizia, no? Sì, questi profonda amici amicizia. Che si ritrovano. Esatto, sì, questi amici che si ritrovano, ma non solo, perché ci saranno sì delle testimonianze di alcuni giocatori che avevano partecipato, ci sarà anche l'arbitro che a quel tempo arbitrava quella partita, ma ci saranno anche proprio testimonianze di parenti, ecco, certo. Quindi sarà una serata un po' sicuramente, diciamo, emozionante, che prenderà sicuramente il cuore di tanti, perché purtroppo queste tragedie, insomma, sappiamo, a volte non dovrebbero proprio accadere, ma l'incuria o il voltarsi tante volte rispetto alla protezione dell'ambiente, rispetto a queste cose, poi hanno portato a questo tragico risultato, che è stato il 9 ottobre del 1963, ecco. Alle ore 22:39, tra l'altro, sì. Ecco, anche qui non svegliamo troppo, ma no. Ci sarà anche qui un ricordo, sì. Ecco, vi invito a vedere il tutto, sì. Perché trasmetteremo su Antenna, ecco, 3 questa serata a partire dalle 20:30. Sì, ecco, io l'unico, ho chiesto proprio che ci fosse, insieme appunto all'amministrazione comunale, abbiamo voluto rendere partecipe proprio la comunità intera, e chiedere appunto anche il sostegno di Antenna 3 per questo evento, proprio perché un po', vabbè, le norme sappiamo quali sono, e purtroppo c'è stato dettato dalle normative del Covid la poca capienza, quindi il 50%, quindi siamo fermi a quei numeri che possono starci all'interno della Chiesa. Però proprio perché è un evento, noi l'abbiamo definito per non dimenticare, magari questo è anche un titolo un po' così, però secondo me proprio perché la memoria non deve, questa cosa deve passare anche alle nuove generazioni, perché 58 anni sono passati, ma non è che le cose si dimenticano, le cose devono rimanere proprio nella mente delle persone, e io penso che i sopravvissuti hanno la volontà adesso, dopo tanti anni, magari anche si sentono forse un po' più disponibili magari anche a raccontare, ma trasmettere proprio queste cose credo che sia un messaggio che deve essere appreso e fatto proprio anche dalle nuove generazioni. Diciamo che c'è l'urgenza anche di raccontare, di, assolutamente. Di ricordare, perché poi, come ci hanno insegnato altri fatti tragici della storia, dopo un po' i superstiti e i sopravvissuti non ci sono più, esatto. Quindi è importante sì. Cristallizzare quello che è successo, e anche l'emozione, non solo l'aspetto storico, ma anche l'aspetto soprattutto umano. Sì. Io dicevo prima, lo facciamo in chiesa, io devo dire che se avessi avuto la capienza di 4 chiese, probabilmente, mi dispiace tanto, ma ho detto a tutti che devono seguire su Antenna 3 la diretta, perché veramente sì, è un evento a cui ci lavoriamo da un po', questo gruppo di amici che poi sono sempre quei ponti che poi cominciano, no? E poi certo. Si diffondono, no? È partita così, portiamo il dottor Padrin a Roncade, vediamo certo. Di fare questa cosa, e poi la cosa si è allargata, vedi proprio la volontà della gente, quindi anche queste amicizie che poi dal nulla si sono rinsaldate, e quindi portano sempre ponti nuovi, e quindi anche questo è il bel messaggio da trasmettere. Certo, tra l'altro proprio con Roberto Padrin, che è sindaco di Longarone, ci siamo collegati pochi giorni fa, sì. e abbiamo sottolineato proprio questo aspetto, l'urgenza del ricordare e l'urgenza di coinvolgere le nuove generazioni che sembrano più sfuggire da questo, a volte proprio non per colpa loro, ma perché forse non c'è una
informazione capillare e forse anche perché i mezzi di comunicazione ai quali i giovani guardano sono diversi. Sì. Sono molto più veloci forse e quindi magari siamo anche più portati, ma lo dico anche per noi delle volte, non solo per i giovani. Però secondo me queste sono quelle cose che fanno parte della storia, ma che è una storia che diventa pian piano, si avvicina al presente, no? E quindi il nostro presente è tutelare questa memoria, ma trasmettere quelli che sono i valori e non commettere quegli errori. E questo è importante. E poi questa è una storia molto complessa. E quindi anche non è facile raccontarla nei tempi dei social, questo, no, assolutamente. Questo è uno degli aspetti che devono essere presi in considerazione, sì. Però bisogna trovare il modo. Bisogna trovare il modo, però appunto il fatto per dire che domani sera ci possano essere queste testimonianze presenti lì, io credo che il messaggio debba essere seguito. E guardi, oggi ho ricevuto una telefonata, lo dico con proprio con piacere, di una signora che mi ha detto ci sarà, volevo perché avevo mia figlia che voleva venire. Dico, guardi signora, mi sembra magari sì, ci sarà una serata anche forse magari non dico pesante, però insomma il cuore sarà colmo di emozione, certo. Ecco, e quindi ho detto magari una bambina, guardi signora mia figlia sa perfettamente e lei quando nomini Vaillant cioè vuoi sapere tutto per filo per segno. Allora questa cosa ha rincuorato me per prima, quindi vuol dire che c'è ancora sì, speranza, c'è, esatto, insomma. sì su questo, ecco, questo era il messaggio che volevo dire, c'è ancora quella speranza anche che nei giovani comprendano questo. Ecco, io la serata di domani la intendo anche così, proprio questo passaggio tra virgolette generazionale, con l'apertura mentale al rispetto, alla salvaguardia, a controllare sempre quelli che possono essere i rischi, perché insomma, ecco, quella tragedia purtroppo 1917 vittime non è che si cancellano con un colpo di spugna. Assolutamente no, come magari qualcuno nel corso della storia ha tentato di fare. Poi la realtà è che la memoria del Vaillant è stata in qualche modo recuperata proprio grazie a degli spettacoli, sì. Pensiamo appunto a Marco Paolini, sì. Che quello che ha fatto Marco Paolini per il Vaillant forse non lo ha fatto nessuno, lo stesso Mauro Corona, certo. Poi il film di Martinelli. Martinelli, del quale si appunto riusciremo anche ad avere qualche... vedremo degli stralci, insomma, quelli più degli spezzoni, significativi. Sì, esatto, sì. E tra l'altro nella bellissima, perché va detto anche questo, chiesetta di San Cipriano si entrerà con Green Pass, anche sì. Questo è segno dei tempi. È segno dei tempi, sì, Green Pass obbligatorio, Green Pass obbligatorio, sì, capienza, tra l'altro, 120 ecco, sempre persone, sempre con Padrina parlavamo nei giorni scorsi, tutte le manifestazioni ovviamente del Vaillant quest'anno sono soggette chiaramente al Green Pass, ma questo è, ci mancherebbe altro. Diciamo che c'è la possibilità per l'appunto domani sera di vedere il tutto su Antenna 3 a partire dalle 20:30. Assessore, poi seguiranno altre iniziative proprio di coinvolgimento dei giovani nelle scuole? State studiando allora, anche un altro approccio? Sì, questo è il primo evento secondo me, ma la volontà nostra è proprio di continuare poi con il coinvolgimento proprio anche delle scuole, come diceva lei, proprio per questa trasmissione di ricordo e di preservarne il ricordo, ma con l'occhio sempre aperto al futuro, al domani. Questo è sicuramente il messaggio che deve passare domani, ma che non sarà l'unico, perché appunto sarà affrontato anche con le scuole questa cosa. Sono stati appunto invitati anche comunque i dirigenti scolastici alla presenza di domani, e io mi auguro appunto che questo sia un monito, ecco, che da seguire. Tra l'altro Marco Paolini partì dalle scuole, perché prima sì. di arrivare sulla TV di Stato, prima di arrivare in America, aveva passato proprio in rassegna tantissime scuole del, sì. del Nord-Est, perché sì. poi dai giovani si deve sempre partire quando si parla di memoria. Quindi domani sera alle 20:30 su Antenna 3 parte questa lunga serata dedicata alla storia di una comunità, che poi è una storia non solo di 2000 individui delle rispettive famiglie, ma è la storia di un'intera
un'intera regione, di un intero paese. Esatto, perché l'evento ha coinvolto non solo, ovviamente le vittime, quelle ci sono state, però io penso anche alle vittime che non hanno neanche avuto il tempo di rendersi conto di quello che accadeva, ma penso anche ai soccorritori, ai volontari, a quanti poi si sono recati in quel momento, insomma ci sono persone che non sono state neanche mai più ritrovate, ecco, quindi insomma questo è sicuramente una cosa. Diciamo che a Longarone nacque la psicologia dell'emergenza, tra l'altro si costituì un primo nucleo di protezione civile che poi in qualche modo riprese nei primissimi anni '80 con la tragedia di Alfredino Rampi. Certo. Quindi ecco, immagini che restano indelebili nella storia di un popolo. Quindi domani sera alle 20:30, grazie davvero Assessore, tutte le civiltà, scrive Corona, sono scomparse, sono state cancellate in qualche anno, tutte le civiltà della storia dell'umanità, la nostra in 2 minuti. Queste le parole di Mauro Corona. Domani sera vi racconteremo quei tragici fatti, lo faremo sull'onda dell'emozione, ma non è un'emozione ovviamente fine a se stessa. Grazie Assessore Crosato, siamo veramente in addirittura d'arrivo, vi ricordo in ultima battuta le notizie principali fin qui della giornata. La prima è stato ritrovato tra la Romania e l'Ungheria su un treno il bambino rapito dal padre a Padova nella giornata di martedì. Il bambino sta bene, è stato affidato ad una comunità protetta, presto potrà anche riabbracciare la mamma che nelle scorse ore ha rilasciato anche delle prime dichiarazioni per il bene di mio figlio, ha detto perdono suo padre, quindi un lieto fine dopo 3-4 giorni di estenuanti ricerche, Interpol, Carabinieri e appunto tutte le autorità europee che sono riuscite per l'appunto a rintracciarlo ieri sera in tarda serata. Nei nostri telegiornali poi ritorneremo sulle parole del governatore Zaia oggi a Curtarolo, dove ha avviato i lavori sul ponte sulla Brenta, il nuovo ponte sul Brenta, una delle opere più attese dalla comunità padovana e non solo. Zaia che è ritornato sull'importanza di rendere ufficiali i test salivari, i tamponi salivari. Zaia che poi è tornato anche sulla questione del maltempo. In apertura abbiamo avuto il sindaco di Abano, Barbierato, mercoledì pomeriggio su Abano, sul distretto termale si è scatenato l'inferno, lo stato di calamità è aperto, il suo appello a tutti gli albergatori, i residenti, i cittadini di Abano e dintorni a fare la conta dei danni, a documentare, a fotografare, a fare quanto successo per poi chiedere ovviamente i risarcimenti. E poi ovviamente ci concentreremo anche sulle nuove mosse del governo in materia di riaperture, perché per l'appunto da lunedì si cambia ancora e per la zona bianca le capienze potranno arrivare al 100% in primis nei cinema e nei teatri, mentre resta al 50% quella nelle discoteche. Ma va detto che il CTS aveva suggerito il 35%. Quindi questa la situazione, questi gli aggiornamenti. Non mi resta che ringraziare dalla regia in plancia di comando Alessandro Granziera e Simone Merlo. Grazie davvero, grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Buon proseguimento.